Ecco, Adesso ho scritto REC, sì, sta registrando. è partita, va bene, quindi ci stiamo registrando, fantastico. Speriamo di non dire troppe cavolate allora. Allora, vabbè, chiaramente la copertina è proprio dedicata, mi è venuta molta fame facendo la tua tesina. Ma tu mi devi venire a trovare, eh? Ma guarda, volentierissimo. Non so se hai notato, ti ho anche suggerito come cambierei il logo. Ti ho fatto un lavoro di grafica sul menu. Pescatore che tira pesce con la lenza, credo. Sì, perché allora il logo che hai come insegna al momento è molto molto stilizzato. In questo periodo storico si stanno usando molto i loghi stilizzati, però tra logo stilizzato e logo troppo semplice o banale ci passa poco. Io preferisco un'immagine che sia comunque accattivante. Lì c'è proprio il senso della pesca, perché qua si vede bene anche molto la lenza, no? Il tirare il pesce. Quindi c'è sia il concetto del pescatore che del pescato. E quindi quello, secondo me, era un po' più vincente, come era un logo anche un po' più aggressivo, un po' più all'americana, no? Se ci fai No. caso, potrebbe, sostituendo il pesce, potrebbe sembrare anche un logo da. Come dire, da carne texana, cioè da ranch, no? Per una steakhouse. L'unica Bene, cosa disegno per questo. il problema che abbiamo noi è che ci impongono anche i colori da mettere fuori, capito? Cioè, un'amministrazione particolare, cioè, no, io prima fuori avevo una lavagnetta con delle foto di iconi, con delle foto di mio cognato che tirava sulle reti mentre smagliava i pesci. Sopra Sì. la lavagnetta io ci mettevo sempre due coni, facevo due coni e li mettevo lì per farli vedere, proprio coni fisici di frittura, Sì. e me l'hanno fatti levare. Hanno detto fuori solo due lavagnette di arenaria, ci hanno dato le misure, mi sembra 30x50, ho scritto col gessetto e basta. Ma questo però bisogna cercare. Allora, non devi fare l'americanata. Anche perché sinceramente non è il tuo takeaway. Il tuo è un takeaway artigianale fatto da persone, come dire, del posto e che cura un prodotto tipico del posto, tra l'altro, quindi veramente a chilometro zero. Da questo punto di vista, anche a livello marketing, non ti dico di fare come il kebabaro che mette le insegne luminose con i menu, però tu un menu lo devi comunque tirar fuori. Quando per esempio apri le due ante, no? Che vanno verso l'esterno, lì tu devi poter mettere dei menù appesi, stilizzati, carini, puliti, bianchi, che ne so, ma comunque che diano un senso di marinaresco. Il tuo negozio da fuori non si capisce per niente che è un negozio di takeaway, capito? Non si capisce proprio che è un negozio di alimentari. Sembra un negozio come può essere, che ne so, la boutique che fa gli anelli che sta a fianco, cioè non c'è distintività. Questo chiaramente non è un bene per te, nel punto di distorazione. Vabbè, però non facciamo così perché sennò veramente non la finiamo mai. Tanto questi argomenti poi verranno fuori. Capisco che ci sia una variabile ambientale che io non ho considerato, anche perché voglio dire, se no scrivevamo proprio la tua insegna. Noi abbiamo fatto una tesina sulla neoristorazione e su un caso particolare di mo, il resto poi insomma lo chiaro. Ancora. Ok, allora vediamo un attimino. C'è la mappa concettuale dove c'è il pescatore, anche qua Teopoldo, subito mettere in evidenza, come dire, la figura che poi è il tuo vero vantaggio competitivo, almeno uno dei vari, se non quello principale, cioè il fatto che tu hai praticamente accorciato la filiera, perché hai tuo fratello o comunque delle conoscenze che ti portano il pesce fresco. E quindi, diciamo, alcuni ingredienti tu in realtà non li compri, o se li compri a basso prezzo, e soprattutto la cosa principale sono sicuramente freschi. Allora, vabbè. Possiamo anche andare avanti dalla mappa concettuale, perché fondamentalmente poi ognuna delle materie la analizziamo punto per punto, va bene? Quindi andiamo su italiano. Allora, in italiano io sono partito dal mare, chiaramente, prima che arrivare poi alla parte economica.
È un po' un percorso, no? Cioè partiamo proprio dal mare, quindi dai pesci, dal pescato, e poi arriviamo al cibo, al food. Ti ho messo il decadentismo, il fanciullino di Pascoli, la vita e le opere, la famiglia del pescatore e mare, che sono due poesie minori, però che sono attinenti, sono pertinenti al nostro tema. Come vedi, la poesia a mare di Pascoli, io te l'ho messa anche addirittura a sinistra, stampata stesso sulla slide. Ok? Perché? Perché fondamentalmente è una poesia molto corta, quindi potresti anche chiedere alla professoressa, sebbene sicuramente sono più famose 10 agosto, la cavallina Storm, però andiamo vicino in porto, andiamo a parlare del mare e del pescato, quindi questa è la poesia che va meglio. La famiglia del pescatore non l'ho letta, ma penso sia un po' più lunghetta. Oppure, per esempio, abbiamo il panismo di Gabriele D'Annunzio con la vita, le opere e l'onda, che ho messo come poesia l'onda. Ok? Ancora, chi è che parla di mare, o poesie, diciamo, famose che parlano di mare? Cesare Pavese, la vita e le opere, quindi sempre vieni dal mare. Infine, ti ho voluto segnalare anche il verismo con Verga, Giovanni Verga, i Malavoglia, perché fondamentalmente il Malavoglia, non so se hai avuto mai modo di leggerlo, io lo portai all'esame, per esempio, e i Malavoglia sono la storia di una famiglia, la famiglia Malavoglia, appunto, che già il titolo, cioè già il nome, no? Malavoglia, già è una cosa molto controvoglia, no? Ed è la storia di una famiglia di pescatori, o meglio, il giovane Ntoni, che sarebbe il figlio maschio, diciamo, primogenito, decide praticamente di investire una partita di danaro, insomma, in una partita di lupini, se non sbaglio. Solo che chiaramente per diventare, quindi, cioè per passare da pescatore, come dire, a rivenditore, insomma, per fare il salto di categoria. Solo che poi chiaramente questa partita di lupini non riesce, perché la barca per mare si capovolge, insomma una serie di peripezie, per cui lui alla fine questo investimento lo perde, ok? È una storia drammatica con tutta una serie di vicissitudini, dove alla fine Verga qual è il concetto del verismo nei Malavoglia? Che praticamente fa parte del ciclo dei vinti, ma questo comunque qua te ne parla la professoressa di italiano. Perché il ciclo dei vinti? Perché il verismo è una corrente come il realismo in cui non si ha molta fiducia per il presente. O meglio, ci sta da un lato il futurismo che vede gli sviluppi e il cambiamento del Novecento come una cosa positiva. Il verismo e il realismo invece hanno una reazione negativa, avversa al cambiamento. E infatti Verga sostiene che alla fine non si riesce ad uscire dal proprio status quo. Cioè, se tu nasci povero, muori povero. Se nasci borghese, resti borghese. Se nasci aristocratico, pure se diventi povero, ma resti aristocratico. Cioè, è l'impossibilità per questi vinti, perché lui cerca di fare il salto di qualità, ma non ci riesce, perché il destino poi avverso e lo sprofonda comunque nella sua stessa situazione. Se non sbaglio, alla fine riesce a recuperare una parte, insomma resta da dove era partito, la ritorna, non riesce a fare di qualità. Questa cosa è ancora più evidente nel Mastro Don Gesualdo. Io queste cose me le ricordo perché papà è professore di italiano. Andiamo avanti, che queste sono cose che puoi approfondire con diciamo la professoressa Vecchione, che tra l'altro il gruppo docenti, devo dire, sono tutti bravi. Sì, le ragazze sono brave. Sto vedendo che... Allora, guarda, Leonardo, qua in basso, a sinistra, pure sulla slide di italiano, ci sono dei link, ok? Su quei link, siccome il documento è interattivo, se ci premi, lo so, è blu su blu, ma perché su computer... Perché quello è collegamento ipertestuale, allora lo segni in blu, però sulla slide blu non si vede. Vabbè, comunque in generale vale per tutte le slide. Siccome il primo che ha fatto ricerche per fare la tesina sono io, quando ho trovato qualcosa di interessante, anche come contenuto, cioè nel senso, io poi ho sintetizzato e ho messo, che ne so, solo una frase, però chiaramente quell'articolo me lo sono tenuto buono, mi sono copiato il link e ve l'ho sbattuto sulla slide, così se per esempio tu vuoi sapere, che ne so, la poesia mare, come la discussione della poesia mare, la verifica, sì, c'è il primo link che mi pare che lì la trovi,
Quindi se la professoressa di italiano non dovesse avere il materiale a disposizione, io vi ho comunque dato, comunque qualche input, capito? Dove vuoi andare a farti un copia e incolla e ti fai una paginetta di questo argomento, capito? Così a breve mi piace ancora dei malavoglia, ti dico la verità. Però sui malavoglia c'è tanto da dire, e poi ti intassi su Virga. Non lo so, io personalmente preferirei fare mare, che sta pure stampata là, magari qualche professore si incuriosisce, sono 8-9 versi, e uno la discute, va avanti, tanto voglio dire, alla fine in queste tesine la cosa principale poi è arrivare all'argomento economico, perché è là che c'è la vera discussione. Allora, andiamo avanti. Io non me li segno, mamma, italiano, ma storia dell'arte. Sì. Allora, storia dell'arte, anche qua, io ragazzi le tesine le ho messe complete, poi storia dell'arte non è uscita come materia d'esame, quindi non ci sarà la docente, non la discuti, ma volendo c'era, ti avevo messo nella tua morte questo autore, Giambattista Recco, ma soprattutto l'impressionismo, che è il quadro che vedi sotto, Edouard Manet, La pesca, qua più di questo, diciamo. E anche qui sulla sinistra, in basso, qui più sono più visibili, ci sono tre link dove puoi andare a prenderti eventualmente del materiale. Ma magari, per esempio, questo discorso di storia dell'arte, se conservatelo alla fine, cioè buttalo in fondo, nel senso, se riesci a svilupparlo bene, ma pensa prima a fare le altre materie che sicuramente discuti, capito? Allora... Storia dell'arte, amici, per ora mi metto pesca, poi mi vado a guardare i link e vedo quale che mi piace di più. Non ti sento io, Gimo. Io non ti sento, Gimo, mi sei caduto, non ti sento più, non ti vedo e non ti sento, non so se te mi senti. Eccomi. Sì. C'è una miseria, sono cascato. Ah, però la registrazione continua. Vabbè, ok. No, pensavo che si fosse tolta anche la registrazione, perché sono proprio uscito e rientrato. Vabbè, mi hai seguito sul fatto degli Omega 3? No, scienze motorie, non ti ho sentito niente. Sono rimasto a quello di ti avevo detto. Ok, allora della storia dell'arte sì. Non ero come materia, io ci ho messo la pesca, poi me la vado a leggere, me la vado a vedere, insomma.
Senza motore sì, sì, buttalo in fondo, lo approfondisci come, come argomento soltanto se ti è rimasto del tempo, ok? Pensa prima a riempire di contenuti le altre slide delle materie che ovviamente hai sicuro all'esame. Allora, dicevo, per quanto riguarda scienze motorie, quindi la slide dove compare il salmone, fondamentalmente nel tuo ragionamento imprenditoriale, sicuramente il vantaggio competitivo principale è il fatto che hai della roba di qualità, e quindi passiamo dalla pesca al pescato, cominciamo a parlare quindi del prodotto, del cibo. E ti dicevo, fondamentalmente il cibo, dieta mediterranea, sicuramente è un argomento che puoi trattare con il professore di scienze motorie. Abbiamo sicuramente dei grossi vantaggi, diciamo, dal punto di vista nutrizionale, ma anche proprio del benessere fisico, da tutto quello che l'Italia ci consente, anche come biodiversità. Però parliamo prevalentemente dei benefici del pesce, quindi degli omega 3, dell'apparato digerente, la facilità di digestione e di nutrimento, ok? Questo chiaramente ci serve come propedeutico, no? Cioè io ti comincio a parlare bene di questo per valorizzare quello che poi sarà la strategia successiva. Quindi ti ho messo poi storia, la neoristorazione, la nascita dei fast food nel mondo in Italia, sviluppo del modello di business, il mercato odierno, analisi dei franchising presenti in Italia. Un caso per tutti, le difficoltà d'ingresso di McDonald's. Caratteristiche principali, rapidità del servizio ed alta rotazione dei clienti, low quality, low cost. Allora, qui, più che storia, come dire, intesa come la rivoluzione industriale o i soliti argomenti di storia, è una storia di prodotto, è una storia di modello di business. Cioè, quando è nato il primo franchising che fa i panini in serie? Queste sono cose che dovresti trovare un articoletto, perché poi non è che tu... Allora, per ogni materia considera che c'hai ma proprio massimo 10 minuti, ok? Quindi non ti preoccupare, alla fine già ridire all'orale quello che ti sto dicendo io, già il tempo sarà passato. Però cerca, se non te lo danno loro, la professoressa di storia ovviamente che ne sa di questa cosa dei McDonald's e dei fast food? Non è un argomento di storia, è storia di prodotto, siamo noi che ce l'andiamo a gestire e a fare. Quindi cercati tu degli articoli su questa cosa, magari nel tempo perso, mentre sei in bagno, non lo so, e metti assieme una mezza paginetta per parlare della progressione con cui è nato il primo fast food, poi quelli che sono nati, diciamo, nel mondo. Ovviamente abbiamo però interesse, qua sotto forma di storia io in realtà ti ho camuffato quella che oggettivamente è un'analisi della distribuzione, cioè vai a vedere, e questo lo devi fare per bene, quali sono i franchising presenti in Italia dal punto di vista dei fast food. Quindi sicuramente McDonald's, sicuramente Burger King, è notizia di pochi, forse l'anno scorso, l'uscita del primo KFC, il pollo fritto del Kentucky, no? Che praticamente in tutto il mondo è molto presente da tantissimi anni, è una delle catene, penso valga forse pure più di McDonald's in America, però in Italia non c'era ancora, è uscito da un paio d'anni, una cosa del genere. Quindi vediamo quali fast food ci sono in Italia, non saranno 300, saranno una decina in tutto le catene di fast food. Ok? Un po' ce n'è. Considera i fast food però, rosso pomodoro già è una cosa che ti fa la pizza, già è una cosa che ti fa pure il ristorante. Noi dobbiamo prendere in considerazione proprio i takeaway, ok? Dici non c'entrano niente col pesce. Allora, i fast food tipo 8x8 che fa gli hot dog sono comunque dei fast food, quindi vanno comunque presi in considerazione, fanno comunque parte della neoristorazione. Sono tuoi concorrenti? Risposta sì. Per prodotto no, perché dal punto di vista tu fai pesce, loro fanno carne, ma per situazione sì. Cioè io non ho cenato stasera, sono uscito con gli amici, si è fatto mezzanotte, teniamo fame, che facciamo? Abbiamo bisogno di un fast food, cioè di un cibo rapido. Ma dove andiamo?
Io personalmente voglio andare da 8x8, però la mia ragazza che c'è nella salute dice: no, mangiamoci una cosa di pesce, andiamo da una parte oggi più pulita, più sistemata, e allora ecco che tu sei in concorrenza. Tra l'altro anche la tua struttura di business è similare, posto piccolo, con poco personale, non tieni 10 camerieri, un maître, lo chef principale, 5 bec. No, sei una struttura piccola, e quindi con determinate caratteristiche, che sono quelle che poi ti ho scritto dopo, solitamente basso prezzo, alta rotazione dei clienti. Nel tuo caso, alta rotazione dei clienti, prezzo, ovviamente non puoi mettere il prezzo di un ristorante di pesce, quindi sarà comunque low cost, ma non tanto low, e questa è la novità. Cioè, se gli altri escono con il cono a 3 euro, il mio costa 5, niente di meno, è quasi il doppio. E perché? È perché da me mangi cibo spazzatura, da me mangi cose buone, è chiaro? Quindi ha le caratteristiche di... Tu tendenzialmente vai a fare anche concorrenza al ristorante vero, perché il ristorante vero, che però non ha il pesce di qualità tuo, il cliente dice: scusate, ma è che oggi mangiate una schifezza, ci pagate 10 euro, vado da Leonardo, pago 5 euro, e mangio meglio, magari gli avete pagato, chi ci dorme più? Cioè, guarda, vado sicuramente a spendere. No, non è per vantarmi, ma sai quanta gente che viene da noi, poi rientra e ci dice: ieri sera siamo andati a mangiare lì e non c'è niente a che vedere con quello che abbiamo mangiato qui. Ma è normale. Allora, io mi sono molto divertito con la tua tesina. Se devo dirti la verità, è stata forse insieme a quella di Elvio, che era sul calcio, vabbè, ma sul calcio era proprio ovvio. Sono state quelle più divertenti per me da realizzare. La tua, da un punto di vista marketing in assoluto, è stata la più bella anche, perché sei un caso anomalo. A me piacciono i casi anomali, perché il takeaway, ripeto, è bassa qualità, basso prezzo, alta rotazione di clienti, perché chiaramente viene il gruppo di ragazzi, mangia, gli do il cono, basta prezzo, altri 10 ragazzi vengono e mangiano. Invece a te ci sono delle cose, diciamo, particolari. Tra questi, visto che ti ho fatto l'esempio degli hot dog, già ti sto anticipando il discorso della concorrenza, ma tanto muovo prima o dopo. Ci sono alcuni prodotti che in marketing si dicono prodotti civetta, cioè non è il mio prodotto principale, però io te lo metto comunque a gamma, perché così tu, se sei abituato a comprare quel prodotto, vedi che ce l'ho pure io e entri pure da me. L'hot dog, infatti, nel menu che ti ho fatto, è un prodotto civetta. Perché? Perché tu già friggi le patatine, non facessi le patatine, tu con le patatine hai aperto un'altra categoria di servizio, un'altra linea prodotto, ok? Ti sembra la stessa cosa, ma io no, friggo il pesce, o friggo le patatine. No, perché sono due concetti di cibo diversi. Il pesce è una roba abbastanza particolare, non trovo tante friggitorie di pesce, ce ne saranno due forse nella provincia lì dove stai, mentre invece le patatine fritte le trovo un po' ovunque. Però che succede? Che se io vengo a mangiare pesce, ma la mia ragazza non vuole pesce, però trova le patatine fritte, che comunque dice: ah, beh, mangio pure io, mangio le patatine fritte. Quindi sono un prodotto complementare che ti consente di attirare un po' e di pescare, di mantenere anche altri, anche quelli che magari non tenevano la testa di venire da te, perché poi è difficile mettere assieme una comitiva di persone, ok? Sì, sì. Se io, per esempio, sono che mi piace l'hot dog, o non posso mangiare pesce, però tu mi porti da te, vado, ci vengo con gli amici, però so che poi da te posso prendere comunque l'hot dog, ok? Allora per me va bene. Quindi probabilmente se la mia comitiva comincia a stare stanziale fuori al muretto che sta dove stai tu, mi va bene, perché comunque il prodotto per me ce l'ho lo stesso. Magari non mi piace il pesce, non amo la frittura di quel tipo lì, ok? Però così tu te lo reputi lo stesso. Infatti, sull'hot dog tu non è che ci devi marginare, sui prodotti civetta tu li devi tenere a prezzo uguale a quelli della concorrenza, se non pure qualcosina sotto, a livello di 10-20 centesimi, no? In meno, perché così ti trovano anche convenienti. Vengono per quello, ma poi trovano la tua qualità. E quindi, chiaramente, se una volta mangi già dell'hot dog, la seconda volta non è uno spizzo, dici: ma fammi questo coppe pesce. Anche perché magari la prima volta il mio amico mi ha offerto, che ne so, a me per esempio non mi piacciono le alici, però nel cuoppo suo, oltre alle alici, ci stavano pure le penzetelle, calamari,
citato, non so pure se pensi del caramano. La volta successiva rinuncio al kebab e compro il tuo prodotto principale. Capito? Servono da gancio, ok? Questo vale anche se tu ci hai fatto caso nel menu, ti ho messo anche delle proposte giapponesi. Non ho scritto sushi, però ci sta il sashimi, ci stanno delle cosette. È chiaro che tutto mette a favorito con gli urumaki e tutto il resto appresso, perché se voglio mangiare sushi vado al ristorante sushi. Però se la mia ragazza è milanese, perché la tipa che è così, no? E quindi deve fare l'aperitivo, io la vado a mangiare pesce con Ricky. Lei dirà, ah, ma tu sei venuta madre che vuoi mangiare frittura. Vieni a mangiare pesce assieme a me, che ha bisogno? Sushi, o sashimi, o carpaccio, ci sta, vieni qua. Quella se lo mangia, però comunque, come l'amico dello dog, a Renzetella poi di calamaro, tu ci stai provato. Che dici, cazzo, però attenzione. Ma vuoi vedere che forse il pesce che cuciniamo noi in Italia è meglio pesce che capisci? Allora, tu anche i sushi restaurant sono un po' che i sushi restaurant per dimensione non sono tuoi concorrenti, però per prodotto sì, perché il prodotto lì è pesce come il tuo. Non so se mi sono spiegato. Sì, chiarissimo. Quindi tu vai a rompere il cazzo fondamentalmente, hai fatto tutto che non ti considerano perché dicono ma noi facciamo carne, e invece non ti preoccupare. E vai a rompere il cazzo ai sushi restaurant che magari 25 euro sì, poi ti mangi tutto, però se io invece voglio andare di fritta, ma voglio comunque mangiare una cosa sfiziosa, voglio fare un aperitivo, ma io non vado fino laggiù, vai, vengo fuori da Leonardo e sto con gli amici e mi mangio comunque la cosa sfiziosa, capito? Quindi te l'ho già anticipato questo, visto che in storia ti ho detto che una cosa fondamentale che devi dire è l'analisi della distribuzione, cioè le catene di franchising presenti e le caratteristiche di un fast food, di una neoristorazione, cioè basso costo, bassa qualità, alto rigiro di clienti. Questo lo devi assolutamente ripetere. Se la professoressa ti chiede un collegamento per forza storico, ve lo studiate voi, glielo spieghi, ci presterei, a me questo mi serve per poi andare a parlare del prodotto. Comunque anche qui ti ho messo un paio di link che trovi in basso. Andiamo avanti e veniamo ad economia aziendale. Oh, lo conosco questo di economia aziendale. È uno veramente stronzo perché ti ha messo delle robe. Ti ha messo delle robe che dovrai effettivamente fare delle ricerche. Su questo io non posso esserti d'aiuto, nel senso non ti posso dare del materiale perché non ce l'ho, non conosco il settore, non posso conoscere tutti i settori ovviamente. Ci sei? Ci sono. Allora, quindi se si tratta veramente di perdere del tempo, lo dovrei perdere qui. Allora, fatturato del settore ristorazione sul PIL, questo lo trovi facilmente su Google oppure su Istat. Quindi cominciamo a vedere il settore della ristorazione in generale, tutto il settore ristorazione. Quanto cuba sul PIL italiano? Ovviamente tanto, vedrai che è tra i primi settori sicuramente. Poi, fatturato delle diverse tipologie di ristorazioni, questo sempre una volta che hai trovato qualche articolo economico, probabilmente ti dirà anche, a parte che mi pare che ti ho messo pure un link là sotto o qualcosa, sì, scuola. Però, insomma, devi cercare un po' su Google per trovare non solo il fatturato complessivo del settore ristorazione, ma poi, all'interno di questo settore, come è segmentato e ognuno dei sottosegmenti, tra cui il tuo, la neoristorazione, quanto produce, ok? E quindi queste sono le prime domande di settore che ti faccio come economia aziendale. Poi ti ho messo una cosa che è collegata alla lettura che poi ti ho dato già di inglese su McDonald's. Quella lettura di inglese, non so se ci hai dato uno sguardo, è una lettura che ti spiega al McDonald's come gestisce i rifiuti, il waste, i rifiuti, ma anche le scorte, prima le scorte, poi i rifiuti. Se loro hanno fatto un metodo di gestione che già calcola a monte quel punto vendita che sta, che cacchio ne so, a Giuliano in Campania, via Camposcino, quanta gente ci entra mediamente, quanti panini deve ordinare al giorno, quanti hamburger, quanta insalata, il sistema lo sa già, perché siccome è un sistema che valuta un'infinità di dati, ha già calcolato la media solita del tuo utilizzo qual è.
è ovvio che il mio McDonald's qua a Via Camposcino, che sto io e Dio, fatturerà di meno e avrà un livello di scorte minore rispetto a quello del centro direzionale a Napoli, dove ovviamente la gente scende da lavoro e va a mangiare a pranzo, è chiaro? Però loro conoscono sia le medie di là, sia le medie da me. Addirittura, se tu fai la lettura, vedrai che il responsabile di zona, se vuole chiedere un approvvigionamento maggiore di hamburger, deve forzare il sistema e deve anche giustificare perché sta chiedendo più bistecche. Perché McDonald's a Monte dice: io ti invio le bistecche che sono sicuro che tu consumi, gli hamburger, dico le bistecche, ma insomma la carne che consumi, perché tutta quella che tu invece ordini e poi marcisce e si butta, è per me è un costo, per te è un cacchio perché sei un punto vendita, ma pensa a me che devo gestire la rete di tutta l'Italia, di tutti i fast food, o addirittura di tutta la rete mondo dei fast food McDonald's. Capisci che il tuo singolo spreco moltiplicato per N per me è una quantità di denaro buttata enorme, è chiaro? E allora, questo per, diciamo così, per darti un'idea sulla lettura, che comunque la porti, come dire, come argomento da fuori alla Tesina, come una cosa, diciamo, in più. Allora, ti dicevo, metodi di conservazione, questo lo devi spiegare tu a me, cioè come si conservano i freschi, come si conservano i secchi e come si conservano i ghiacciati, perché non so se tu hai poi tutti i prodotti freschi o se comunque ti garantisci alcuni prodotti surgelati, no? Per esempio da noi tipicamente zeppoline e cose varie sono dei surgelati nella maggior parte dei ristoranti, non li prendi, le gele di granchio solitamente sono un surgelato. Difficile che trovo le chele di granchio fatte col granchio pescato. No, non esistono, te lo posso garantire. Non esistono, te lo posso garantire. Perché proprio le chele di granchio non esistono. Anch'io tratto il congelato, i calamari, perché tratto un ottimo congelato, perché prendo il congelato a bordo e per rimanere nel prezzo devi lavorare così. Perché sì, un calamaro fresco costa sui 30 euro. Dio di Dio. Ma infatti, l'hai pulito, togli il 25%. Quando l'hai fritto, che perdono l'acqua, di un chilo fritto te ne rimangono 4 etti. Quanto ce lo devi far pagare un cono? In un cono ci vanno 3 etti e mezzo di roba. Quanto ce lo devi far pagare un cono? Allora, io non sono un cucinatore, no? Però sono un ottimo mangiatore. E allora, siccome sono anche un pochino, penso di capirne, ti ho messo infatti nel menù i cotti, i crudi, i cotti, i cucinati. Perché? Perché se io, una volta che sono venuto una, due, tre volte, ho capito che tu c'è il pesce buono, no? Cucini bene, io non mi compro più la fritturina di pesce. Se tu ce l'hai fresco il calamaro, uno calamare, 10 calamari, quello che ti ha portato tuo fratello, io magari me lo fai in cassola, oppure il polpo me lo fai all'insalata, e non fa niente, te lo pago pure 10 euro come al ristorante, perché comunque ho già capito che tu il pesce, c'hai cioè il pesce fresco, è chiaro, no? E lì tu margini, soprattutto sui cotti, per questo ti ho fatto il menù, non era uno sfizio, là ogni cosa che io ti ho aggiunto, cioè ci ho pensato se era il caso o no, fermo restante che ha avuto una settimana per farlo, cioè se volessimo fare le indagini per bene ci vuole un anno per capire se tu vuoi lanciare quella linea di prodotto oppure no, perché io poi che ne so se il tuo cuoco lo sa cucinare o meno, che ne so se serve un fornello in più, se serve un'attrezzatura in più, ripeto, io non faccio il cuoco, però da un punto di vista di mercato ti ho dato delle linee guida quantomeno da andare a verificare e sviluppare, per dire però effettivamente è qua. E allora tu chiaramente sul cotto c'hai un ricarico da ristorante, sul fritto c'hai un ricarico da fast food, ma comunque un po' di più perché è sempre qualitativo, invece di 5 euro è a 6 euro, quindi c'hai un euro di margine in più, e poi c'hai i prodotti civetta, ma quelli ti servono per portare dentro i clienti, o comunque per accontentare, diciamo, chi è venuto in compagnia e comunque vorrebbe un prodotto diverso. In questo modo, con questa strategia di prodotto, di differenziazione di prodotto, forse riesci a, nel mix, a guadagnare di più, a ricaricare mediamente di più e quindi chiaramente a approfittare di più. Allora, ti dicevo, metodi di conservazione freschi, secchi, ghiacciati, questo se vuoi ce lo racconti tu, cioè
Allora, i ghiacciati vanno dentro alla ghiacciaia che si mette là a questa temperatura, i secchi invece devono stare distanti perché sennò comunque poi si freddano, cioè questo me lo devi in qualche modo dire tu. Intendi la roba cucinata? Per secchi intendi la roba cucinata? Per secco intendo tutto quello che non è né freddo né ghiacciato, ok? Le patate, per esempio, le patate sono un fresco, no? Cioè, scusami, sono... vabbè, no, scusami. Allora, io per secco potrei pensare, mi viene da pensare, perché, adesso scusa, ti spiego per capirci. Io i calamari li decongelo la sera, la mattina, poi dopo li pulisco, li taglio e me li metto nel frigorifero a temperatura controllata. Sì. Ma io lavoro, prendo questa cesta di calamari e me la metto vicino al banco di lavoro. Quindi per secco potrebbe essere. Per me quello è un fresco. Allora, scusami, per secco, perché poi mi sono ricordato. No, ero io che mi ho chiuso, Ok, ok. No, si era piantata pure la telecamera. Allora, per secco io intendo, per esempio, le noci, le noccioline. Tutto quello che praticamente fa di contorno, perché non so se hai visto, è tutto collegato al menù, al menù che io ti ho, diciamo, sviluppato. Sì. Nel menù ci sono anche poi i contorni, no? Che chiaramente fanno lievitare il prezzo dei cotti o dei crudi, perché li prendo insieme, no? Il contorno. Nei contorni ci sta l'insalata, nell'insalata ci stanno tante cose, cioè ti ho in qualche modo avvicinato anche ad un tipo di cultura del cibo crudista, vegetariano, gluten free, vegano. Noi abbiamo in questo caso prodotti che fanno per loro. Paradossalmente, questo è un grosso vantaggio che tu hai, lo devi sfruttare. Persino il pesce per un vegano, il tuo pesce, non è un cibo da evitare, perché il vegano non è che non mangia pesce o non mangia carne. Il vegano, se non è un cretino che fa solo la cosa di moda, non vuole il pesce o la carne da allevamento, cioè non vuole lo sfruttamento degli animali. Ma siccome a te è pescato del giorno e l'ha pescato fratto, no, lascia perdere, diciamo, i surgelati, che quelli sono comprati, magari da vivare. Cioè. Però hai capito? Allora tu anche quello glielo puoi vendere al vegano. Questo è un grosso vantaggio, perché nei ristoranti di adesso, se non hai qualche porzione o portata vegana o almeno vegetariana, ma sei out, sei vecchio, sei boomer, cioè non è che è sto ristorante, recensione negativa, ecco qua, ok? Quindi questo argomento deve essere chiaro, e quindi anche l'ambito dei contorni, rispetto, non dico che fu un ristorante, però rispetto a chi tiene soltanto una foglia di lattuga o a patatina, se tu invece implementi con la verdura, che ti serve anche a presentare un po' più sfizioso i piatti, e per questo tipo di persone, avrai sicuramente anche dei secchi da gestire. Fermo restando che tutta la parte ortofrutticola e tutta la parte di pesce, e anche le patate, volendo, perché so che si spugnano il giorno prima, se le vuoi fare per bene, che così si addolciscono dopo, sono tutti freschi. Poi ci sono i ghiacciati che sono i surgelati. Quindi la gestione degli spazi o anche del personale addetto a queste cose è un qualcosa che... Cioè, facci entrare dentro al tuo ristorante, ok? Perfetto. Questo tra l'altro ti dovrebbe favorire, perché su questo non hai nemmeno bisogno di trovare... cioè, devi semplicemente raccontare quello che tu fai. Metodi di valutazione, LIFO, FIFO e medio ponderato. Questo è un qualcosa che ti spiegherò. Cioè, come si valutano le scorte? Nel tuo caso, in realtà, scorte è un cacchio, perché tu è tutto materiale deperibile e quindi non è che ci siano delle partite di merce, però potrebbero comunque esserci. Io comunque non conosco la contabilità di un ristorante o di un fast food, quindi sicuramente non riesco ad avere a mente tutte le cose che ci possano essere. Per esempio, i surgelati, se hanno una scadenza abbastanza lunga, tipo 3 mesi, non lo so ogni quanto scadono, allora quella sì può essere una scorta, e quindi chiaramente quando tu la acquisti o la rifondi, diciamo, c'è una gestione delle scorte. A fine anno vengono comunque valutate, dipende da quanti pezzi compri. E quindi questi metodi io li spiegherò poi durante il corso, non ti preoccupare, sono roba di contabilità, comunque in maniera molto molto easy, se non dovessimo riuscire a farlo come argomento. LIFO significa last in, first out. FIFO invece significa first in, first out.
Prendiamo per esempio una partita di surgelati. Last in, first out significa che quando tu vai a come dire, consumare le scorte, no? Quindi consumi mezza partita di surgelati, quella mezza partita la valuti al costo dell'ultima partita acquistata. Mentre invece se utilizzi il metodo FIFO la valuti al costo del primo acquisto, della prima partita di merce acquistata, ok? Quindi diciamo cambia un po' a seconda di come è cambiato il prezzo man mano che hai acquistato le scorte di surgelati, è chiaro? Medio ponderato è appunto una media tra le due, di solito diciamo, non lo faccio utilizzare, non ne parlo. Diciamo inoltre che il metodo LIFO è quello più utilizzato anche dai revisori contabili. Solitamente si parte per base, si dà per scontato che si valuti le rimanenze al LIFO. Questo viene comunque scritto nella nota integrativa per chi fa il bilancio, e se uno vuole cambiare il metodo di valutazione delle scorte può farlo, ma deve giustificarne la ragione e scrivere la giustificazione nella nota integrativa del bilancio. Si scrive anche, diciamo, nella redazione sul bilancio, però nella nota integrativa è importante scriverlo, ok? Chiaramente questo fa cambiare un po' la valutazione delle rimanenze che sono presenti nell'attivo e sono presenti anche nel conto economico, ok? Quindi è una roba contabile. Lo stralcio delle rimanenze per deperimento delle materie e la gestione dei rifiuti. È chiaro che nel tuo caso, siccome hai delle scorte molto facilmente deperibili, potresti, questo l'ho scritto, ma insomma se vuoi lo dici, se no no, potresti anche agganciarti ad un meccanismo di sgravi fiscali, perché a quanto pare c'è una qualche normativa in Italia per cui se tu ti consoci con la Caritas, praticamente i regali, come dire, le rimanenze o comunque quello che sta andando in scadenza e che non utilizzerai, e in questo caso ottieni degli sgravi fiscali. Quindi sicuramente bisogna registrare, dichiarare, eccetera, però c'è questa normativa, sfruttiamola, no? Fa parte sempre della gestione del rifiuto. Piuttosto che perdere completamente il valore, tanto ormai è una merce che sicuramente non venderò perché sono arrivato a fine giornata, la porto alla Caritas, magari stanotte almeno il poveretto mangia e c'è il pasto buono, tra l'altro va buonissimo, e io nel frattempo mi recupero un po' dalle tasse un qualcosa. Poi contabilità e ragioneria, scrittura di acquisto in partita doppia, quindi ad esempio, vabbè, questo ti manderò io un qualcosa, cioè lo affronteremo come argomento, che almeno la scrittura contabile dell'acquisto, la Giavalori, è molto semplice, materie, conto acquisti, IVA nostro debito, IVA il nostro credito, a diversi, questa è la scrittura di partita doppia dell'acquisto. La facciamo vedere su una partita di merce e poi ti dico ROI e ROS. ROI e ROS sono due indicatori di bilancio e sono il ROI è fondamentale proprio perché è return on investment ed è l'indice che ci dice come sta andando la gestione caratteristica, la gestione tipica, nel tuo caso tutto quello che è attinente alla gestione del tuo ristorante. Se poi tu all'interno della tua, diciamo, del tuo attivo hai anche degli immobili, dei terreni o delle cose che non riguardano la gestione del ristorante, non ci interessa, quello viene stimato dal ROE, Return on Equity. Il ROI ci dice invece com'è il risultato di gestione, cioè come sta andando il nostro ristorante. Ce lo dice in termini percentuali, è il reddito operativo fratto totale attivo, il ROI. No, scusami, è reddito operativo fratto patrimonio netto. Poi c'è il ROS che invece è il return on sales, è un altro indice di redditività che per noi è molto importante, soprattutto nel tuo caso, per questo l'ho messo, perché il ROS è l'indice di ritorno delle vendite, ok? Cioè qua ci dice qualcosa sulla redditività delle vendite. Il ROS a sua volta può essere scomposto e praticamente ROTA per TAPAT, esatto, ROI per il tasso di giro. È importante perché da un lato ci vediamo con la scomposizione moltiplicativa, te la manderò, da un lato vediamo
La redditività delle vendite quanto dipende dalla redditività sul venduto, cioè sulla gestione caratteristica, e dall'altro l'indice di rotazione dei clienti, che è una caratteristica che dicevamo prima, nel fast food io ho un'alta rotazione dei clienti. Quindi da che cosa è data la mia redditività? Da quanto reddito sul singolo pezzo e da quante volte velocemente si verifica l'operazione. Se io ho un alto margine sul prodotto perché ho del cibo buono e quindi come fast food vendo a più rispetto agli altri fast food, quindi già c'è una marginalità maggiore unitaria. E poi, siccome sono un fast food o comunque un'alta rotazione dei clienti, chiaramente la marginalità totale, moltiplico questa quantità, chiaramente vuol dire che sale di parecchio. Quindi questo ragionamento vorrei che tu lo evincessi dal punto di vista contabile, facessi presente che nel ristorante che stiamo affrontando, se ben gestito, c'è la possibilità di avere un alto ROS, quindi dovuta ad un'alta marginalità unitaria e dall'altro canto, per caratteristiche del business, ad un'alta rotazione dei clienti. Ok, andiamo avanti. Poi c'è il break even point, questo l'abbiamo spiegato, e quindi io ti feci l'esempio, mi ricordo quando spiegai con l'esempio della bakery, no? Facciamo l'esempio della Nutella, la crepe alla Nutella, no? Se io venivo, feci involontariamente il caso, senza saperlo, sulle patatine fritte. Cioè, conviene a Leonardo, visto che vende già della frittura, friggere anche le patatine, e io non sapevo che tu già lo facessi. E fish and chips. A proposito, devi verificare, soprattutto il tuo competitor principale è proprio Fish and Chips, che ho visto essere proprio una catena di fast food dedicata al pesce. Io non ne ho mai sentiti qua in Italia, quindi non lo so. Cioè, loro fanno praticamente i filetti di pesce, ma lo vendono per platessa, ma sono filetti di halibut che pescano nell'Atlantico. Ma gli halibut sono pesci che pesano anche 100 kg. Poi i filetti, quello che mangia anche in Inghilterra, a Londra, loro lo impanano con la padella, lo friggono e ci mettono le patate. Ma è solo quel filetto di halibut che ti... Ma è sempre roba surgelata, è sempre roba comprata in grandi quantità, non sarà mai all'altezza del negozio artigianale che cucina piccole quantità ma di cose pescate sul posto. Cioè, sono due proprio modelli di business e due approcci diversi, e sono il motivo per cui se l'imprenditoria all'italiana, cioè casereccia, viene fatta bene con raziocinio, regge come rispetto alla multinazionale. La multinazionale, no, questo argomento l'abbiamo già affrontato, se ti ricordi, quando parlai di standardizzazione, flessibilità. Se tu vai su un mercato mondiale, è ovvio che hai bisogno di standardizzare il più possibile. Abbiamo visto, abbiamo parlato di McDonald's, addirittura io ti standardizzo persino i rifiuti, ok? La gestione dei rifiuti. Perché io sto andando su mille quantità. Non potrò mai avere la particolarità di chi invece è flessibile, ed è flessibile perché? Perché c'ha un negozio su un territorio, e come si dice dalle mie parti, o paesaggio, cioè ogni... un paesano è padrone della casa sua, insomma, cioè un paese e due paesani, si dice un paese e due paesani, cioè tu puoi essere di Napoli, ma se vieni a Giuliano, come a Nick, Isoli Giuliano, io so dove andare a mangiare pesce, perché io so qua in questa realtà chi è vincente e chi tiene invece di rifila la roba sbagliata, è chiaro? Allora, andiamo avanti. Grazie, ricordavo di averti messo delle cose così toste in economia aziendale, mi ricordavo che era un po' più smart. No, perché vabbè, ho approfittato però perché effettivamente, come hai visto, c'erano degli argomenti specifici di economia aziendale, anche di contabilità. Il fatto del ROS è importante, non lo porterà quasi nessuno, quindi nel tuo caso volevo che qualcuno lo dicesse, e chi più di te, visto che riguarda proprio una caratteristica del tuo business. Praticamente allora, il ROS varia in base al margine che c'è sulla qualità io lo dico in parole mie, ecco, adesso come mi viene in mente, poi mi vado a dire. Ma non ti preoccupare, perché comunque vi darò delle cose su questo, quindi avrai le slide stanno già fatte, quindi le avrai, ok? Non ti preoccupare, sugli indici di bilancio ecco,
Quindi sicuramente ti dirò la terminologia precisa. Comunque, ROI per turnover. Turnover si chiama. Dove per turnover si intende l'indice di rotazione dei clienti. Sì. Allora, vediamo la parte di marketing, che è quella, come al solito, più tosta, ok? La parte più, diciamo, che prevale, insomma. Allora, gestione di un fast food, quindi qui tu dici, come se tu non ce l'avessi il fast food, dici, ho ipotizzato il caso di un fast food di mare che possa soffrire del pescato del giorno nel paese di Rio Maggiore, alla Spezia. Quindi il caso marketing analizzato è questo qua. Devi precisare un po' tutto, cioè è un fast food di mare e il fatto che soffrisca del pescato del giorno in un paese specifico, ok? Perché poi vedremo che è un marketing territoriale il tuo, a te già arrivare a Genova non serve un cazzo con la pubblicità, perché chi si fa 2 ore di macchina per venire al fast food? Nessuno, ma manco se avessi il ristorante probabilmente, chiaro? Quindi c'è un concetto di territorialità che in altre tesine invece non c'era, eppure questo è stato un qualcosa di unico da trattare. Allora, innanzitutto, come parte il business plan? No, perché comunque stiamo fondamentalmente facendo un mini business plan. Innanzitutto si inquadra il caso strategico, da un punto di vista strategico, con quella che è uno strumento che spero di farvi vedere, ovvero la matrice di Ansoff. Questo è l'inizio di qualsiasi mio business plan. Quando parlo, io all'inizio faccio proprio un'introduzione al caso. Cioè, che cosa dobbiamo fare? Qual è l'obiettivo dell'azienda? Vediamo come raggiungerlo. E in questa matrice di Ansoff tu hai 4 possibilità, è un quadrante, cioè sono 4 quadranti, dove c'è espansione. Io voglio semplicemente espandere quello che già sto facendo, nello stesso posto, sullo stesso mercato, ok? Sono a Rio Maggiore, voglio restare a Rio Maggiore, quindi da questo punto di vista è un'espansione. Voglio vendere di più i miei prodotti, ok? Quindi anche questo è sempre espansione. Tuttavia, poi ho sviluppo prodotti, sviluppo mercati e infine poi ho diversificazione. Allora, diversificazione significa andare a produrre proprio tutt'altro, è il caso più rischioso. Cioè, io faccio le fritture, decido di aprire, che ne so, un tabaccaio che vende gomme, chewing gum, sigarette, cioè proprio tutto un altro settore, quindi non ci riguarda. Sviluppo prodotti, sviluppo mercati, sì, un po' sì. Sviluppo prodotti perché, come abbiamo visto già dal menu, io in realtà ad oggi faccio solo patatine e frittura di pesce. Forse qualche linea di prodotto la voglio aggiungere. Valutiamo, vediamo se ho le competenze per farlo, se c'è mercato, se c'è domanda e se ci sono delle ragioni strategiche per farlo. Te l'ho già anticipato, la risposta è sì. Quali, chiaramente, bisogna poi decidere quali. E anche lì dal menu ricavi, no? Cioè i prodotti cotti, i prodotti crudi, i frutti di mare, no? I contorni, quello che abbiamo detto prima, alcune proposte di sushi e aggiungere per esempio il würstel e quindi l'hot dog. Allora, quindi già c'è una prima idea. Quindi sviluppo prodotti, sì, anche un po'. Questo è un progetto che probabilmente farà anche un po' di quadrante sviluppo prodotti. Sviluppo mercati, e anche lì, dipende, dovrei analizzare prima il mercato. Può darsi che io abbia qualche prodotto che può essere particolarmente gradito ad un tipo di clientela. Abbiamo già detto, ad esempio, la clientela gluten free, ad esempio la clientela vegan o vegetariana. Queste sono dei segmenti di mercato dove io per il momento non so nemmeno se qualcuno è entrato nel mio negozio, però avendo ragionato sono effettivamente aggredibili, ok? Quindi il tuo caso è essenzialmente un caso di espansione, ma con qualche, come si dice? Oggi non mi vengono i termini, qualche scorribanda nel lato dello sviluppo prodotti e di sviluppo mercati. Allora, analisi della concorrenza di Porter. Porter
fa un modello di analisi a cinque tipologie. Tra queste c'è la concorrenza trasversale, ed è esattamente il ragionamento che stavamo facendo prima sui kebabari e sul sushi, ok? Cioè io mi rendo conto che in quanto venditore di pesce, comunque per prodotto, a parte gli eventuali fast food che vendono pesce come me, a chi faccio concorrenza? Ai ristoranti. Ci sono dei ristoranti specializzati in pesce? Sì, i sushi bar o i sushi restaurant. Quindi in qualche modo questa che io vado a fare è una concorrenza trasversale per prodotto. Ma anche i kebabari, no? O comunque in generale i produttori, diciamo, gli altri fast food di carne, sono comunque dei miei concorrenti. Non diretti, perché per me il concorrente diretto sarebbe Fish and Chips, quello che ti dicevo prima. Cioè, quello è fast food come te, vende pesce e patatine come te. Lui adotta un modello multinazionale, tu adotti un modello territoriale, ma siete il stesso prodotto, stesso tipologia, ok? Quindi quello è un concorrente diretto. Invece il kebabaro è un concorrente indiretto, perché ha la caratteristica di essere anche lui sicuramente un fast food, però lo fa su un prodotto che è diverso dal mio, che è la carne, ok? Quindi questo mi devi dire. Beh. In qualche modo prima ti ho anticipato quello che muove mano a mano. Allora, poi si fa un'analisi SWOT. L'analisi SWOT è uno strumento di marketing molto importante e è quello per me riassuntivo con cui io concludo solitamente la mia prima fase di analisi. Ok? Quindi il business plan, la prima fase di analisi. Seconda fase, pianificazione, cioè penso le idee per ovviare ai problemi ed eventualmente cogliere delle opportunità. E infine c'è la terza fase, che è quella di proiezione dei bilanci, quantificazione dei costi e proiezione dei bilanci futuri, per vedere effettivamente questo investimento che sto pensando, qua entro quanto tempo mi rientra, qual è il break even finanziario, se mi piace, se mi conviene, se lo posso sostenere, se ci sono delle fonti finanziarie che posso andare a sfruttare tramite una banca oppure tramite dei bandi nazionali o tramite un investitore o di tasca mia, quello che è, ok? Quindi queste sono le tre fasi del business plan. La prima fase, la fase di analisi. Dopo tutte le tipologie di analisi che si fanno, e che non so se riuscirò a farvi vedere, però vengono convogliate tutto quello che si è analizzato, tutte le cose che si sono prese in considerazione, vengono confluite tutte all'interno di questa SWOT analisi. Che cos'è? Ancora una volta una matrice, quattro quadranti. Primo quadrante, S sta per strength, punti di forza. W sta per weakness, cioè punti di debolezza. O sta per opportunities, quindi le opportunità del momento. Tricks invece, T sta per tricks e significa minacce, ok? Quindi devo andare a considerare tutto quello che ho detto nella fase di analisi, lo vado a inserire in questi quattro quadranti, è chiaro? Allora, l'importanza dell'alimentazione in Italia e l'attenzione della qualità e genuinità degli ingredienti. Questa è una variabile culturale che noi abbiamo. Chi più degli italiani, siamo estremamente attenti all'alimentazione, no? Alla genuinità, anche perché siamo i primi ad avere dei prodotti buoni, cioè siamo noi che insegniamo la cucina, siamo noi che esportiamo prodotti di qualità, no? E quindi questa è sicuramente una variabile da inserire tra, per te che hai un negozio di pesce fresco, con la possibilità appunto di avere il pesce fresco, è sicuramente un punto di forza, chiaro? Cioè, di per sé è già una cosa buona che tu abbia del pesce fresco qualitativamente migliore degli altri, ma sei in un paese dove sono tutti estremamente ligi alla qualità come consumatori, pure la signora Maria che è vecchia e si scorda i papà e tas, però sicuramente che va a cattare la carne buona, va a cattare il pesce buono, a comprare la verdura fresca. È chiaro? Quindi hai un vantaggio qualitativo nel posto giusto, cioè non ci sarebbe un posto migliore dell'Italia per valorizzare la tua qualità, chiaro? Quindi punto di forza ed anche un'opportunità. Poi, vantaggio strategico di filiera, pescheria. Hai sicuramente tra i punti di forza il fatto che tu c'hai il pesce fresco, sì, dici, ma perché tu lo vai a comprare al mercato del fish? No, io rendo proprio fornitore personale, cioè, quindi in questo caso è un accorciamento anche della filiera, perché tu non devi andare a fare la spesa, ma
è un qualcosa che hai quasi a costo zero, potremmo dire chilometro zero. Cioè sei nella condizione praticamente dell'agriturismo, che sarà a caso della seconda prova d'esame di scritto. Infatti poi questo sto preparando, il compito per l'esame praticamente. E cioè sei nella condizione dell'agriturismo, come dicevo, perché? Perché l'agriturismo, io ti vendo, che ne so, la pizza ortolana, ma io grazie ai funghi e le verdure le ho coltivate nell'orto mio, cioè per me è costo zero, è chiaro? Quindi tu sei, da questo punto di vista, nella stessa condizione. E questi sono sicuramente i tuoi due punti di forza maggiori, chiaro? Un terzo potremmo dire è la posizione, perché credo che comunque Rio Maggiore, ho visto un po' la cartina, dovrebbe essere una località abbastanza viva, cioè non stai sperduto sulle montagne, stai a 20 minuti da un capoluogo di provincia come La Spezia, quindi voglio dire, sicuramente demograficamente non stai ci sta comunque un po' di qualche centinaio di migliaio di persone nel circondario, lo riesci ad aggregare, quindi hai una buona posizione. Quindi questa è un'altra cosa che ti sto dicendo, che pure va sicuramente nei punti di forza. Dimmi. Il nostro punto di forza sono gli stranieri. Noi l'85% del nostro business viene dagli stranieri. Non ho sentito la percentuale. L'85%, figurati. E allora, bacio in bocca, perché veramente, se tu vedi, allora non te l'ho anticipato qui, ma a questo punto te lo dico. Siccome abbiamo parlato di sviluppo mercati, ti ho detto chi sono i mercati, per esempio proposta vegan, proposta gluten free, ma anche i turisti identificano un preciso segmento di mercato. E se vedi nel marketing mix, io ti ho messo i bannerini sul mobile, che dopo ti spiego cosa sono, e quelli sono solo e proprio per i turisti, esattamente per i turisti. È un tipo di marketing che può adottare, molto spinto, costoso anche, ma sicuramente ti ritorna, e dopo ti spiego perché sono dei servizi particolari che si possono permettere soltanto quelle aziende di ristorazione o di albergo, ma soprattutto di ristorazione o di intrattenimento, scusami, che però stanno in un posto turistico, perché se tu stai in cima alla montagna, chi se ne frega, cioè quando arriverà il turista là? Invece, se tu mi dici che l'85%, questo andrebbe scritto, andrebbe detto, me lo devi dire, quando parlerai di questi banner mobile, dirai, sì, questa è un'altra tecnica che si potrebbe utilizzare, visto che l'85% del fatturato del ristorante che ho preso in considerazione ha effettivamente una clientela turistica, ok? Quindi vuol dire che ci sono turisti e in qualche modo arrivano da te. Allora, andiamo avanti. Quindi segmentazione e clusterizzazione, mappa delle preferenze. Qui tu dovresti appunto fare una segmentazione dei vari fast food che sono nella tua area, ok? Quindi adesso devi fare l'analisi della concorrenza sul territorio di Rio Maggiore. Quindi segmentazione e clusterizzazione. La segmentazione l'ho già detto, credo, anche durante il corso, ma ci arriveremo, spero, in questi due mesi fino a giugno. Significa andare a vedere per età, sesso e posizione geografica, distinguere dei segmenti, ok? Quindi conoscere un po' il territorio, sapere quanti vecchi, quanti giovani, quanti maschi, quante femmine, e in quali zone, no? Sicuramente, come ti dicevo, nel tuo caso è un caso di geolocalizzazione, cioè di marketing territoriale. Quindi traccia un'area di, che ne so, 10 chilometri e considera tutti anche i paesini di quei 10 chilometri, ma quelli che stanno oltre la mezz'ora o i tre quarti d'ora di auto di raggiungibilità, quello già non è più il tuo mercato, ok? Perché la gente non si sposta per più di mezz'ora per andare a un fast food, ok? Quindi se fai un'analisi di questo tipo, segmentazione. Clusterizzazione significa appoggiarci sopra, come dire, i comportamenti psicologici. Cioè, ti ricordi, abbiamo fatto già più di una volta l'esempio col settore automotive, no?
ci stanno i liberi professionisti, che segmento è il gruppo strategico, è BMW, Volkswagen, oppure Mercedes e quant'altro. Mentre invece il giovane ragazzo va sulla Panda, va sull'utilitaria, no? Quindi Fiat, Opel, Ford, insomma queste qua. Allo stesso modo, per comportamento psicologico o per tasca, cerca di identificare dei cluster di persone, ok? Cioè delle tipologie di clienti che tu hai. Perché anche in questo caso, ti ripeto, tu già lo fai. Qua non è che stiamo facendo un caso didattico perché tu devi analizzare una cosa che non conosci. Tu già lo sai, come è finito di dire l'85% sono turisti, vuoi che non sai quelli che mangiano in un certo modo, quelli che mangiano in un altro modo, quelli che vengono, mi dicessi per esempio perché vanno a parlare di pesca, cioè questi sono comportamenti di consumo, ok? Fammi una sovrapposizione anche di questo tipo qua, ok? E tutto questo infatti poi va appoggiato su quella che si chiama mappa delle preferenze. Dalla mappa delle preferenze deve emergere che il tuo fast food va praticamente a coprire un preciso segmento di mercato o un preciso o più cluster di persone che sono scoperti, ok? Quindi nella mappa delle preferenze, per esempio, ci puoi mettere prezzo e qualità come diagramma, no? E chiaramente, essendo un fast food, comunque tutti quanti vanno sul basso prezzo. Se tu metti un prezzo già un po' più alto, non dico altissimo, che sennò dovresti avere, diciamo, una forma di ristorante, però già un prezzo che si avvicina all'origine degli assi, quello sicuramente è un punto che sarà scoperto da tutti i fast food che prendi in considerazione. Ok? Ok, ok. Allora, scelta strategica e posizionamento, tra leadership di costo basso rispetto ai ristoranti e differenziazione, alta qualità rispetto ai fast food. Qui veniamo al nocciolo della questione, cioè mi devi dire appunto che siccome dalle analisi fatte, vista la SWOT analysis e vista la mappa di preferenze, risulta che hai scoperto quel segmento e quella clusterizzazione di prezzo un po' più alto, che può essere giustificabile solo con un prodotto di qualità, cosa che tu hai, e quindi abbiamo deciso di posizionarci in quel modo lì. La scelta strategica, nel tuo caso, quindi, vi ripeto, la scelta strategica è sempre una sola, leadership di costo o differenziazione. Tutto il resto diciamo che sono politiche, ok? Però la scelta strategica è solo questa. Quindi la parola strategy la dovete identificare solo con questa scelta qua. Leadership di costo o differenziazione. Nel tuo caso, in generale, mi dissi, non esiste tutto bianco, tutto nero, è sempre un mix. Però è un mix solitamente abbastanza sbilanciato. Nel tuo caso, è palese che la parte prevalente resterà sempre la leadership di costo, perché se tu metti il cuoco a 15 euro, comunque può essere il cuoco più buono del mondo, ma tutti ti diranno, beh, ma che è oro, vado a mangiare al ristorante, perlomeno mi siedo, vedo il cameriere, ce l'ha veduto sul mare, non lo so, ok? Quindi è sempre il tuo caso un caso di leadership di costo, però rispetto a tutti gli altri, la tua politica, cioè il tuo mix strategico comprende una percentuale di differenziazione molto superiore rispetto a tutti gli altri. Quindi se gli altri sono 80% leadership di costo o 90% leadership di costo e 20-10 differenziazioni, il tuo mix risulta invece molto più bilanciato, perché a te sarà 65% di costo e 35% differenziazione. Diciamo, ma non è che secondo si differenzia? Ok? Perché hai delle peculiarità, sei appunto un caso atipico. Quindi voglio che questa cosa la spieghi. Il prodotto aumentato di Levitt, marketing dei servizi, modello A7P e modello di Gronros. Ah, benissimo. Modello A7P e di Gronros ne abbiamo già parlato, no? Nel caso del modello di Gronros, se ti ricordi, vi dissi, guardate che c'è il front-end, no? Che sono solitamente la vendita, cioè i venditori, i consulenti di vendita, oppure sono la reception, no? Chi risponde al telefono, chi sta sulla linea, e poi c'è il back office, chi sviluppano le pratiche, perché se arrivano 100 pratiche auto e io ho una sulla signorina, risolto il caso a 3-4 clienti, gli altri 85 li perderò
perché chiaramente ci impiego mesi per sviluppare 100 pratiche, perché non ho messo un back office all'altezza di gestire una mole di pratiche di 100 pratiche. Allo stesso modo, nel tuo caso, bisogna, diciamo, è tutto in una zona di pochi metri, però c'è il front-end, che è chi prende la comanda, chi sta dietro al bancone, diciamo, d'ingresso, adesso con il Covid, la non si può trasire ancora più, e così, e poi c'è chiaramente il back office è la cucina e chi deve gestire poi la comanda lì dietro, ok? Quindi suppongo anche... Quindi questo è il modello di Gronos. Andiamo a sviluppare meglio nel caso del ristorante. Dici, ma il tuo è un, tu che vendi un prodotto o un servizio? No, ti faccio questa domanda. Tu vendi un bene o un servizio? Io vendo, per me è un servizio, perché non è un bene materiale, cioè per me è un servizio, dove uno ha fame, viene lì e... Allora, molti direbbero, ma tu vendi il cuoppo, se uno guarda il cuoppo di patane o il cuoppo di pesce, dice, beh, ma questo è un bene, tu vendi chiaramente e palesemente un bene. Sì, non solo però, perché a seconda di come ti faccio vivere, come dire, il profumo del pesce, o di come ti racconto come è stato pescato quella pietanza, di come l'ha cucinata, di come ti servo, di come ti racconto l'aneddoto, questo è tutto quello che Levitt chiama prodotto aumentato. Cioè, sei partito dal prodotto, ma io non voglio solo quello. La verità vera è che la tua mission è quella di vendere l'esperienza di un godimento di un cuoppo di pesce. Allora, dal cuoppo di pesce all'esperienza sono due concetti non completamente diversi, ma uno ingloba l'altro. Perché se c'è sicuramente, chiaramente, se il pesce poi fritto non è buono, e dico, caro Leonardo, mi ha raccontato tanti belli panzani, sei un bravo venditore, però alla fine non è cosa, che il pesce poi non è buono, non ci torna. Però se invece tu vendi il pesce come lo vende qualsiasi altro, sì, allora là sei un venditore solo di bene. Se invece tu vendi l'esperienza, allora ci torna. Se addirittura io sono un ragazzo di 18-20 anni e ho la comitiva che esce e stanziamo fuori da te con i motorini, stanno in guaio, là addirittura tu rientri in un contesto di esperienze, perché io magari lì ci do appuntamento con la ragazzina che poi mi vedo e facciamo amore, così ci aspettiamo un po', ci andiamo a mangiare di fronte a spiaggia, cioè addirittura rientri in un'esperienza ancora più grande che quella proprio della socializzazione, del sociale di quell'individuo. E allora vedi che le cose cambiano parecchio. Allora anche il valore dell'esperienza, il valore del tuo venduto è molto maggiore. Tutto sta nella capacità imprenditoriale di interpretare questa cosa e diciamo, non fare il salumiere che dice, signor, 100 grammi e faccio l'ascio, e che sei? Arrivederci. Se è quello, vendi un bene. Nel caso di cui stiamo parlando, vendi sicuramente un'esperienza. Io ho parlato ultimamente di marketing esperienziale, non a caso. E l'esperienza che significa? Significa già pure dall'odore, no? Sentire il profumo di mare, che non deve essere quello della frittura, attenzione, perché la frittura puzza di frittura mi sta di scadente. Come quando passi fuori dal ristorante cinese e senti quella una puzza nasale abbonda e dici, mamma mia. Invece, a sentire il sapore del mare, cioè avere il senso di freschezza, quello altro che se fa parte dell'esperienza. Mi pare che te l'ho anche scritto nella tesina, addirittura di mettere qualche flagranza fuori, un po' per contrastare comunque la puzza di frittura, e dall'altro per dare al cliente invece una buona sensazione. Vedi, anche se io sono costretto a mettere la lavagnetta dentro perché il mistero mi ha detto che già fa, mi devo chiudere lì, però se comunque esce fuori del profumo di buono, di cucinato buono, oppure di mare, io comunque capisco passando che chi sarà un negozio di pesce, capito? Cioè, quindi l'esperienza sensoriale è importantissima nel tuo caso, come sono importantissime ovviamente anche le fotografie. Perché se tu mi parli del miglior calamaro fritto e qua nella fotografia sto pesce ammusciato, capisci? Cioè, voglio dire, io penso per un ristorante, per un ristoratore in generale, le fotografie devono essere super professionali, perché la prima cosa che devono fare, manna fa venire fame,
cioè immagino, visto che lavora lì, è già sta col chiodo nel cervello che io, che è martedì, sabato mangia quella bistecca, quel sushi, quella frittura di pesce, chiaro? Quindi se non sviluppa l'acquolina in bocca e non sviluppa il gusto, quindi il senso del gusto, di che stiamo a parlare? Allora, infatti spero di averti scelto delle immagini accattivanti per quelle che sono la testina. Allora, quindi prodotto aumentato di Levitt, abbiamo spiegato che cos'è, cioè è il prodotto, perché nel tuo caso è palesemente un bene, soprattutto un bene, ma aumentato di tutto il resto, e quindi diventa marketing dei servizi, diventa un marketing che comunque deve tener conto anche di quegli aspetti del modello A7P, ok? Partiamo, product, quindi sul prodotto, scomposizione in attributi dell'esperienza fast food, quindi cosa mi aspetto solitamente di trovare in un fast food? Quindi sicuramente celerità nel servizio, prezzo basso, un posto dove sedermi, insomma questo più o meno mi aspetto da fast food. Magari un'esperienza divertente, per esempio nel caso dei classici fast food all'americana, io ho anche un po' di giochini, no? Scivolo, eccetera, perché ci vado con la mia bambina, con i miei figli, perché così si divertono, mangiano il paninetto. Io mi risparmio di cucinare, li faccio uscire, li porto a giocare e ha già risolto a poco prezzo, tra l'altro, una domenica pomeriggio. Ok. Ora, questo nel tuo caso magari non vale, oppure può valere in un altro modo, però la cosa importante è scomporre in qualche modo l'esperienza del fast food in più pillole. Questi sono sempre lavori di ricerca e di riflessione che devi fare tu, perché a me, cioè io più di darti l'esame, ma che posso fare? Invece per te possono rappresentare, come dire, quegli elementi su cui continuare per sempre a riflettere continuamente, no? Perché poi tra l'altro le cose cambiano, quindi scomponi questa esperienza e vedi che ne esce, buttala sul tavolo, così si fa con la parte di prodotto, e può darsi che soffermandoti su un particolare aspetto a cui non avevi pensato o che hai sempre dato per scontato, ne venga fuori che invece, cacchio, quello può essere un elemento di differenziazione, un elemento su cui guadagnare di più o vendere ad un prezzo più alto. Poco fa ti ho fatto l'esempio del vegan, perché? Perché all'inizio mi dice, ma è pesce? No, io il vegan non mangio pesce. Poi riflettendoci un attimo, ma il tuo non è pesce comprato alla rinfusa e diciamo da allevamento, è pesce pescato. Vabbè, ma allora il vegano lo può mangiare, chiaro? Cioè, ripeti, come osservando e scomponendo il prodotto in fattori, tu poi dopo puoi trovare delle opportunità da valorizzare. Allora, andiamo sul classico. Parlando del prodotto, logo e naming. Logo in realtà già basta di per sé, cioè l'insieme grafico del nome più, diciamo, la parte disegnata. Sicuramente il naming deve essere un naming immediato, cioè da cui devo capire subito, in generale dal logo, devo capire subito di che si sta trattando. Se mi metti il quadratino col triangolo dentro, mai poco faccio a capire che sta parlando di pesce, cioè dammi una rappresentazione che sia più chiara, no? Se stessimo parlando di tecnologia, allora un logo particolarmente stilizzato lo posso anche tollerare, capire, perché poi me lo fare capire in un altro modo, magari col colore, con l'azzurro, ok? Però dammi qualche elemento. Allora, il pescato cucinato chiaramente è un ottimo naming, cioè io dal punto di vista del naming non ho niente da ridirti, anzi direi che te l'hai pensato tu, ottimo, ma in generale se te l'hanno consigliato ti hanno dato un ottimo consiglio. L'ho pensato io. Ok, perfetto. Quindi. È un prodotto naturale. Quindi è sicuramente non potevi trovare un nome più azzeccato, se è quella l'idea di business. Cioè, friggere il pescato, si chiama il pescato cucinato, cosa ti devo spiegare più? Ti devo soltanto mettere un'immagine del pesciolino, così darti ancora di più, perché il naming, ricordiamoci sempre che le lettere sono comunque una convenzione, no? L'inglese che non conosce l'italiano legge ma non capisce, punto interrogativo. Invece l'immagine del pesce, quella la capisce, perché da lui si dice fish, ma comunque capisce il significato di quell'immagine, ok? Quindi l'icona, da questo punto di vista, questo è importante il logo,
perché ha più grafemi, più modalità espressive, dal colore all'immagine alla parte scritta, però il naming può avere, vedi, già con il discorso delle lingue, può avere una quotazione a ribasso, una limitazione, no? O anche se, per esempio, cacchio ne so, io sono una società di hardware, faccio hosting sulla mia server farm, ma se io scrivo il miglior hosting, sì, il Gimo lo capisce, un informatico lo capisce, ma magari Leonardo di informatica non ne sa niente, dice, ma che cazzo è sto hosting? Non capisco il senso, è chiaro? Quindi la parola, il naming, è sicuramente sempre la parte più debole del logo. Se stiamo parlando di persone che conoscono e capiscono, sono in grado di interpretare, allora avere un buon naming sicuramente però spacca di brutto. Per un italiano medio, il pescato cucinato, pure il mio nonno capisce che all'altro mangio pesce buono probabilmente, chiaro? Quindi va benissimo. Sulla scelta invece, diciamo, grafica, io ti ho dato un'idea, poi chiaramente sei libero di seguirla, trovarne mille altre migliori, fartelo fare da un grafico professionista, insomma. Io lancio le idee, voi stai altri realizzarle. Ok, quindi logo e naming sono la prima cosa che si fa per un prodotto. Ci tenevo a dire che avevo chiamato il pescato cucinato proprio perché all'inizio la mia idea, non sapendo se il scritto andava bene, perché io mi diletto anche un po' in cucina, mi piace anche cucinare, diciamo, via. Allora, vabbè, il pesce che pesca Edo, ci teniamo del pesce che pesca vabbè, mio cognato, via. Infatti, e cuciniamo, facciamo anche della roba precotta, dei sughi pronti per la gente che vuole un sugo di mare, vuole un pesce al forno. Infatti all'inizio avevamo allestito per fare la roba al forno, la roba, i sughi, per fare tutte queste cose qua. Poi però il fritto è andata per la maggiore e abbiamo abbandonato quell'idea e facciamo solo ed esclusivamente il fritto. Ma io ci ricordo che noi in stagioni normali, via, stagioni non adesso col Covid, cioè io pulisco 4-5 casse di pesce fra acciughe, frittura, triglie, poi sfrutto, diletto un sacco di pesci, tagliamo 50-60 kg di calamari al giorno, e la sera chiudiamo che abbiamo fatto il pesce. Mi è chiaro il processo produttivo, mi è chiara anche la scelta. Mi senti? Sì, ti sento. Ogni tanto si pianta la videocamera. Dicevo, mi è chiarissimo il discorso del fritto. Era anche prevedibile che andasse così, caro Leonardo. Giustamente tu sei partito probabilmente da zero, cioè quindi senza competenze sull'argomento. Però hai, per esperienza, imparato quello che probabilmente, se me l'avessi chiesto conoscendomi all'epoca, avrei detto, guarda, probabilmente finirei a fare le fritture. Perché è più veloce, la gente lo capisce di più, piace di più un po' a tutti, perché il fritto comunque piace bene o male a tutti, mentre invece, che ne so, il calamaro in cassola a me piace, ma a molti altri magari no, ok? E anche dovendo pure tu in qualche modo standardizzare un pochino, è ovvio che o ti apri il ristorante, ma là sono altri investimenti non solo di apertura, proprio di gestione, di marketing, eccetera, della cucina e tutte le stesse. Ma se tu invece vuoi avere un negozio ad alta redditività, chiaramente avere è come la stessa cosa tra la cicchetteria e avere invece il pub per bere. Ma la cicchetteria c'ha un barista, un cassiere, ha finito. Si affacciano dalla finestra un buchetto di 10 metri quadrati, ecco qua, 2 euro. Invece in birreria è vero che tu la paghi pure 5 euro una birra o 6 euro, però vedi quanto gli costa tenere acceso già solo l'illuminazione e tutto questo appresso, per poi la cucina e tutto, sono altri costi. Il ristorante infatti reddita davvero e conviene se e soltanto se, direbbero i matematici, riesce a coprire sistematicamente tutti i coperti, o almeno il 75% dei coperti che ha. Altrimenti, non conviene. Io ad Aversa ho conosciuto un ragazzo che tiene una decina d'anni più a me, quindi c'era sotto la cinquantina, che le teneva la pizzeria. Ma lo sai che fa? Vende con il tre ruote,
con la, tipo la metà, gli hot dog al vapore, per Aversa che è frequentatissimo. Ma non è che quello è perché è fallito, lui mi ha detto, Gimo, tra tasse e tutti i costi e lo spiacchimento che ci sta, io faccio molto di più e molto prima, con meno costi e guadagnando il doppio, con tre rotte. È chiaro? Quindi... No, ma infatti io, adesso si fa per, anche per parlare, per il prossimo passo, se troviamo un locale che ce lo permette, un fondo così, una griglieria, perché la gente mi chiede tanto anche la roba alla griglia. La mia idea è quella di fare una griglieria adesso. Solo per... Come stai vedendo, sembra la stessa cosa, ma non lo è per niente. Perché tu come fish, come fast food, tieni zero come concorrenza. Anzi, addirittura puoi permetterti di andare a rompere le scatole ai ristoranti, ai sushi bar. Ma come griglieria non hai nessuno di questi punti di forza, se non il pacchetto clienti, ma dovresti tenere anagrafate migliaia di persone e mi dici che invece l'85% sono poi turisti, quindi sono gente che non ritornerà. E allora fare la griglieria io te lo sconsiglierei, detta così, senza dati, ma già solo su queste riflessioni lo vedrei, no? E lo considererei un investimento molto rischioso. Almeno 3 volte tanto di quanto tu lo possa considerare rischioso adesso, perché decadono tutta la parte di vantaggi, a meno che non viene una tua cognata che fa o cacciatore e va a cacciare la i cervi sulle Alpi. No, sempre griglieria di pesce. No, scusami, io pensavo che ti chiedessero per carne, che il pesce già lo fa. No. Io ok. Ma guarda, vedi, allora, se tu vedi nel mio menù, io che ti ho messo come cotti, soprattutto come verdure, le verdure grigliate, perché vanno abbastanza di pari. Io le verdure le faccio, sono le verdure pastellate fritte, nel mio corno ci sono gli anelli di cipolla, le verdure grigliate, io quelle cose lì le metto. E perché non c'è scritto sulla lavagna? Devi valorizzarlo. No, c'è scritto. Te probabilmente hai preso delle foto di quelle due lavagnette esterne. Hai visto? Sì, no, ho preso quelle. No, sono interne, credo. Sono quelle che stanno su TripAdvisor. Io da là ho ricavato un po' il tuo menù. Perché nella lavagna interna c'è scritto, perché siccome ci sono 3-4 tipologie di coni diversi, c'è quello misto che noi ci mettiamo. 2 o 3 anelli di cipolle, un po' di verdura pastellata mista, poi ci mettiamo, insomma, tutti i pesci che ci sono. Quello sì, che fosse pesce misto l'avevo capito, però non c'era la parte, diciamo, di verdurine. Poi c'è il cono solo pesce, senza le verdure, perché uno dice io verdure non ne voglio, voglio solo il pesce, e ci faccio il cono di pesce misto come lo vuole lui. O c'è anche il cono di solo calamari, chi vuole solo calamari, chi vuole solo acciughe, chi vuole solo triglie, chi vuole solo pesce spinettato. E poi c'è anche se uno dice io non mangio il pesce, mangio la verdura, si fa il cono di verdure. Ok. Hai notato che io il cono di verdure te l'ho chiamato tempura? Sì. Oggi, se tu dici cono di verdure, pare una cosa... così. Se dici tempura di verdure... Ah già, che bello, c'hai queste finezze. Cioè, perché? Perché abbiamo importato, di solito importiamo dall'America, abbiamo importato questo nuovo modello di cibo, di food, dalla giapponese, che tra l'altro devo dire ha ricevuto un grosso gradimento, soprattutto dalle fasce, come dire, un po' più qualitative come persone. Cioè, mo ci vuole l'imprenditore, oppure chi lavora in azienda, chi ha comunque un po' di cultura, questa trovata del sushi la trova, e quindi invece di dire frittura di verdure, che tra l'altro almeno per quello che ho visto io non c'era manco scritto, se tu invece dici c'ho la tempura di verdure, è molto più accattivante, capito? Io sul menù mi sono divertito, ma ci ho ragionato parecchio, anzi ti dico la verità, è stato talmente un trip che io un paio di nottate ce l'ho passate prima su quello e poi dopo tutto il resto, perché mi erano venute delle idee osservando le cose che secondo me non erano ben valorizzate o qualche cosa che mancava, e chiaramente poi quelle che invece erano i prodotti di spicco,
Ma ti ha già partito un menù, secondo me, per capire bene questa situazione e che cosa fargli poi sviluppare. E infatti siamo arrivati a un certo punto che tenevo il menù quasi pronto e la tesina ancora molto... Ho detto, no, fammi fare, perché poi sul menù magari mi dirà, no, questo non lo posso fare, questo è sbagliato, questo è questo. E poi sei tu l'esperto. Questa è sempre una tesina didattica. Non si fanno così le cose. Io avrei bisogno dei tuoi bilanci, fare io le analisi che ti ho assegnato, per poterti dire, guarda, veramente ti conviene fare questa cosa o veramente ti manca sto prodotto. Chiaro. Però insomma, andiamo avanti su questo discorso. Dopo logo e naming, il packaging. Allora, il packaging sarebbe la confezionamento del prodotto, no? Ora, il caso del Bashima Regina già ve lo feci vedere, no? Addirittura là il packaging era brevettato, cioè solo il Bashima Regina può avere quella forma. Nel tuo caso, il tuo comunque deve essere un prodotto semplice, non devi avere l'ambizione o la pretesa, la pretenziosità di dire io sono un gruppo talmente buono che è meglio di me che un ristorante. Questo lo deve eventualmente pensare il cliente dopo che l'ha provato, ma nella presentazione il tuo è un prodotto anche molto semplice, che va a fare il paro col finger food, con lo street food, quindi cioè, insomma deve essere una roba non troppo pretenziosa. Il cuoppo di cartone a me va benissimo come packaging, non sto là a dirti, ah, però se lo fai in cartoncino plastificato, che poi magari, cioè, chi se ne frega. Però sicuramente mettere pure sul cuoppo di cartone una stampa del nuovo logo, no? E quello comunque ti continua a fare la differenza, perché sto cuoppo a Rolex non si legge. Paradossalmente persino la carta buttata a terra, che lo so che da voi non si fa, ma se tu cammini, diciamo, comunque su una carta stropicciata, che magari è il tuo cartoncino, vedi comunque quel logo, hai capito? Cioè, comunque dici, ah, gente compra qua, sarà buono, cioè, è chiaro. Quindi comunque è sempre messaggi, ricordatevi sempre che il cervello registra tutto, soprattutto tutto ciò che vede. Quindi più è presente il tuo logo, magari il tuo nuovo logo, meglio è. Quindi il packaging sicuramente va bene, il foglio di cartone così, però fanci una stampa sopra. Tra l'altro il packaging non è solo il cuoppo, soprattutto se tu poi fai gli altri prodotti a menù, ma già ho visto che pure in quello che già stai facendo parli a volte anche di vaschette. E allora la vaschetta, dove magari c'è un po' di sugo, un po' di limone, l'impepata di cozze, per esempio, che si fa le cozze, minimo di condimenti, quindi il cartoncino sicuramente non lo assorbe, cioè, quindi non va bene, c'è già le vaschette. Anche sulle vaschette facciamo un buon lavoro, la vaschetta già è uno strumento più rigido, quindi sicuramente possiamo pensare anche ad un materiale che non sia il polistirolo. Magari lo mettiamo in un cartoncino un po' più particolare, quello sì, plastificato, dove il logo spicchia ancora di più. Soprattutto perché c'è un segmento di cui ancora non abbiamo parlato, che in realtà è un altro lato di grosso business, che va a sfruttare un'altra opportunità del momento. Perché paradossalmente il Covid è un'opportunità. Perché? Perché la gente ha scoperto che si fa stile cucinare. Siccome adesso i ristoranti fanno da asporto, magari anche il fast food nel mio quartiere fa da asporto, e te ne cozzo buono, ma io a pranzo sai che c'è di nuovo? Invece di spiacchirmi a fare il secondo, cucino la pasta e quel secondo mi faccio tutta una bella ambapata di cozzo per me, mio figlio e mia moglie. È chiaro? E allora lì tu hai un ulteriore ricarico, perché vai a mangiare, vai innanzitutto a vendere ulteriori prodotti che prima non vendevi, perché tu prima vendevi soltanto quelli che venivano fisicamente da te. Se tu ti attrezzi con Glovo oppure con come si chiama, Just Eat, insomma Uber Eats, questi qua, tu puoi ad una spesa modica praticamente estendere di molto la tua vendibilità. Dov'è che tu guadagni di più, abbiamo detto, e l'idea iniziale di fare il ristorante, no? Nel cucinato, cioè quello che è cotto, non fritto, proprio cotto. Perché là io magari non è che faccio come ristorante 14 piatti di pesce, ne faccio 3, 4, 5, però quelli magari mi vengono ordinati a pranzo dalle famiglie. E capisci che questo ti apre tutto un altro mondo? E anche tutto un altro margine, perché io l'impepata di cozze, visto che sai che le cozze mie sono buone e io lo so cucinare bene, e invece di pagare 5 euro da me paghi 6, 7 euro, però sai che mangi bene, è chiaro. E quindi c'hai il maggior ricarico,
un incremento delle vendite, chiaramente però questo comporta anche un incremento della pubblicità, dei costi di pubblicità, dei costi di trasporto, però sicuramente il margine aumenta di parecchio. Quindi io penso che quella possa essere una opportunità, questa del Covid, del nuovo comportamento di acquisto delle famiglie sul cibo, una variabile assolutamente che tu non puoi restare indifferente. Chiaro, se non lo fai tu, sappi che nel frattempo non è che lo faranno gli altri stanno già facendo. Chiaro. Quindi, insomma... Allora, andiamo avanti. Prodotti core e prodotti civetta, questo l'abbiamo già spiegato sul menu. È chiaro che i prodotti core restano comunque il cuoco e i fritti, però insomma ci sono poi i prodotti civetta tipo l'hot dog o la tempura di verdure, o comunque i prodotti sushi, quindi sashimi e quelle cose lì che ti ho messo, sono dei prodotti che comunque ti consentono di attrarre anche degli altri cluster, cioè degli altri tipologie d'acquisto comportamentale del cibo. Ok? Poi, matrice BCG, razionalizzazione gamma prodotti esistenti. Allora, questo è sempre incentrato sul menu. La matrice BCG è una matrice che vi dovrò spiegare perché ricalca molto quella che già abbiamo visto come PLC, il Product Life Course, no? Abbiamo visto che un prodotto solitamente ha una sua vita, no? E cioè fase di introduzione, fase di sviluppo, fase di crescita, maturazione e poi declino, no? Ecco, questo andamento che ha la forma, diciamo, di una proboscide dell'elefante, no? Di solito quello sembra, parte da basso, poi si alza, poi fino a un certo punto si stabilizza e a un certo punto comincia a decrescere quando va in declino. Nella matrice BCG, BCG sta per Boston Consulting Group, e quindi è una matrice che serve ad analizzare il proprio portafoglio prodotti. È sempre una matrice, quindi sempre quattro quadranti. Anche qua abbiamo question mark, cioè i punti di domanda, star, stelle, poi abbiamo cash cow, che sono le mucche da mungere, e infine dog. Queste quattro fasi corrispondono alle quattro fasi che abbiamo visto già nel Product Life Course. Cioè io quando introduco un nuovo prodotto è un question mark, è un punto di domanda, non so come andrà. Se, diciamo, comincia a rivelarsi vincente, diventa una star, ok? Quando il prodotto è diventato una star, se sono bravo a continuare le vendite, diventa una cash cow, cioè una mucca da mungere, ok? Infine il prodotto tende a diventare obsoleto e quindi andare in fase di dog, cioè in declino. È come dire un circuito che il prodotto fa, però io posso intervenire, innanzitutto le due variabili sono il tasso di crescita del mercato e il tasso di vendite, è chiaro? Cioè quanto cresce quel mercato? All'inizio non c'è mercato, quindi è un question mark, no? E le vendite sono pari a zero. È chiaro che in fase di question mark io devo fare molta pubblicità. Se io decido di vendere, lanciare la linea prodotti, per esempio, dei cotti, no? È chiaro che io devo comunicarlo, perché anche i miei stessi clienti non lo sanno che io sto cominciando a fare anche il polipo all'insalata oppure la zuppa di cozze. Finché non glielo dico, non lo sanno. Quindi devo, quando lancio un nuovo prodotto, devo fare questo step di comunicazione e marketing, investimenti pubblicitari. Una volta che il prodotto comincia a camminare, arriva in fase di star. In fase di star il tasso di crescita del mercato è ancora alto, cioè praticamente c'è ancora margine, ne posso vendere ancora di più. E però nel frattempo, come dire, le vendite cominciano a diventare interessanti, perché appunto lo sto cominciando a vendere questo prodotto, quindi anche la sua conoscenza comincia ad aumentare tra il pubblico. Gli investimenti in pubblicità sono ancora alti, perché non è proprio famosissimo, però qualcuno comincia a sapere che si fa anche la zuppa di cozze, ok? Il segreto qual è? Far diventare la zuppa di cozze, che è un prodotto nuovo, uguale come notorietà a quelli che sono i prodotti classici che già hai. Cioè, tutti ti conoscono per il cuoco di frittura. Quando avrai completato questo circuito, tutti ti conosceranno anche come la migliore zuppa di cozze di Rio Maggiore, o comunque della provincia della Spezia. Ok?
Quindi questo è il circuito. Poi quando il prodotto comincia ad andare verso la fase dog, cioè in declino, bisogna cercare di riportarlo, l'obiettivo del marketing è quello di tenere i prodotti, portarli in cash cow, cioè in mucche da muttere, e lasciarli il più tempo possibile lì. Perché tu, una volta che li hai portati in cash cow, innanzitutto, come pubblicità, il prodotto ormai è noto, quindi non hai più bisogno di continuare a fare sponsorizzate ogni settimana per sponsorizzare la zuppa di cozze, ormai lo sanno. Quindi gli investimenti in pubblicità cominciano a ridursi. Inoltre, anche le curve di apprendimento sono ormai al massimo, perché all'inizio tu a provare a fare zuppa di cozze non viene granché, il cuoco non l'aveva mai preparata, la tua cameriera non l'aveva mai servita, quello di Uber Eats non sapevi che la zuppa di cozze se non la metti in un certo modo si capote e al cliente arriva male. All'inizio fai degli errori, sei nuovo anche tu nel proporre questo servizio o prodotto. Invece dopo un po' di tempo che la cosa comincia ad andare bene, la cameriera ha capito come lo deve vendere, il cuoco ha capito che non deve metterci troppo pepe perché sennò a qualcuno potrebbe dar fastidio. Il ragazzo che usi per andare col motorino sa che deve posizionare in un certo modo e ci deve mettere una cosa a fianco così sta stabile sul motorino pure se prende una buca, è chiaro. Allora quindi quando sei arrivato in cash cow tu hai un risparmio dovuto alle maggiori efficienza che hanno i tuoi prodotti, cioè la fase di produzione, hai una riduzione dei costi di pubblicità, il prodotto nel frattempo vende di più e quindi stai a posto. Chiaro, quella è la fase in cui reddita di più. Quindi questo processo vorrei che lo in qualche modo spiegassi per capire che queste linee di prodotto che bisogna lanciare sul mercato devono, cioè sappiamo come poi farle ruotare, come farle arrivare al dunque. Quindi razionalizzazione della gamma prodotti esistenti, cioè piuttosto che tenere scritte le cose così, un po' alla cazzo di cane, scusami, no, sulla lavagnetta, cerchiamo di cominciare a dare, vedi come è fatto quello che ho fatto io, cioè i fritti, i crudi, i cotti, magari menù vegan, oppure i contorni, le verdure. Cioè, io già dal aver messo un capo paragrafo, no? Già so dove guardare. Se voglio le fritture, andrò a vedere i fritti. Se voglio vedere, per esempio, che ne so, quanto costa il coppo di patatine, fritture, è lì che vado, poi troverò al di sotto di fritture, fritture di pesce, fritture di patatine, e hai visto che le patatine poi ti ho messo anche più modi, no, in cui friggerle, tanto ormai ce l'hai, non ti costa niente variare un po', e poi ci stanno gli altri fritti. E cioè, se voglio le patatine fritte, io già so dove devo andare a guardare sul menù, è chiaro? Questo è razionalizzare le risorse che hai rendendole più facilmente intelligibili al pubblico per quelle che già hai. E poi c'è invece la parte, diciamo, di estensione dei prodotti, che sono quelli che invece tu vuoi mettere cioè le new entry nel tuo menu. Quali sono quindi questi prodotti? I fritti di pesce, patate fritte, altri fritti, implementazioni di nuove linee di prodotto, come dicevamo, i cotti, i crudi, i frutti di mare, la frutta. Sì, poi anche lì ti ho messo qualcosa sulla frutta, perché per esempio avere l'avocado, avere dei frutti particolari, pure quello ti attira sempre quel segmento. L'avocado come lo abbiamo scoperto? Non l'abbiamo mai mangiato, non sapevamo manco che esistesse. Nel sushi, salmone avocado, tutto quanto non comprano l'avocado, che tra l'altro un cattone, secondo me a metà non usava manco come se lo si sbucci, perché togliere il nocciolo, se non sai fare con il cucciaio, non ce lo togli mai. Ma vabbè, però voglio dire, vedi come cambiano in virtù di certe mode, persino il salmone che noi oggi diamo per scontato, ma il salmone 15 anni fa non se lo mangiava nessuno, non si sapeva neanche che, cioè adesso diamo per scontato fare un po' di salmone alla griglia, perché qualcuno poi ha dalla Norvegia e dai paesi scandinavi ha trovato convenienza. Noi abbiamo sempre avuto stocchio baccalà, che sempre da là vengono. Però come cultura nostra alimentare rientrava nella nostra cultura, e quindi pochi stoccano, poi il baccalà lo fai, che è il merluzzo alla fine. Invece il salmone non lo conoscevamo, e però adesso ha una penetrazione di mercato enorme. Quindi cerchiamo di seguire questi input. Anche la frutta paradossalmente può esserci d'aiuto. Per un fruttariano oppure per un vegano l'alternativa della frutta è importante. Non solo per loro, altro cluster.
i bollini che stanno tutti bombati, tutti muscolosi, e dai, devo mangiare soltanto io, prendo solo gli integratori, ah, come pesce fritto, no, è buona, assapura frutta, macedonia di frutta. Allora io vado sul Lido, qua da me, l'ho citato pure, sempre quel Lido Hammott che ho fatto, ad esempio, il stabilimento banale, là ci stanno tutti gli attilli, ci vado anche per questo, perché stanno un sacco di belle ragazze che là vanno, che ne so, vanno in piscina, vanno col tacco al piede, stanno truccate, cioè è molto Lido per l'estetica. Là, a maggior parte, a pranzo, con tutto che c'è il ristorante, si mangia molte cose, molti, questo segmento qua, i fissati con la palestra, mangiano una macedonia di frutta. Spendono 5 euro per una roba che io cioè a casa ce l'ho, che tengo la terra, e mi fa stare a mangiare. Chi li spendono 5 euro, poi si mangia la macedonia, che tra l'altro è frutta mezza acerba, che viene chissà da allora, la Turchia e cosa altro. Però perché per lui, capito, mangia un po' di ferro, mangia un po' di pesca, è un bordo piscina, mangia, io ce l'ho, quindi pagami 5 euro e posa. Quindi tu su questo ci devi sicuramente lucrare, e quindi anche la frutta, e poi la frutta e la verdura hanno un ulteriore grosso pregio, che anche qui abbiamo imparato dal sushi, no? dal piatto giapponese, cioè loro sono molto bravi anche nella presentazione del piatto, a parte che hanno un piattino diverso per ogni tipologia di sushi, ma poi che ne so, una foglia di mango, una foglia di qualcosa, cioè, loro te lo contornano il piatto. Allora la frutta e la verdura, vuoi per il colore, vuoi per l'idea di freschezza, vuoi per la sensazione di genuinità, però effettivamente anche solo come contorno grafico del piatto, cacchio, fa la sua marca figura. Cioè, se tu fai un filetto di baccalà e lo metti là dentro, vabbè, buono, per carità, sarà anche ottimo. Però già se ci metti vicino un paio di frutti che magari sono anche insoliti, tipo esotici, già tu dici, ah, maestro, che piatto di novel cuisine, eppure un fast food. Cioè, capisci a livello di immagine come ti cambia tutto? E chiaramente tu tutto questo lo fai pagare. Chiaro? Allora, contorni, condimenti, spezie, salse, selezione bibite. Ah, sulle selezioni bibite mi sono un po', ti do un consiglio anche sulle bibite, perché chiaramente tu non sei una bibiteria, non è che tieni 50.000 bibite. Però, per esempio, dove si guadagna in discoteca, ma in generale? Sull'alcol. Allora, una bottiglia di Falanghina, anche buona, se tu hai una buona cantina, la paghi 3-5 euro. Al cliente una buona Falanghina può fare pure 14 euro. Non dico che tu lo debba fare, perché sei sempre un fast food, saresti un folle a mettere il vino, non sei un'enoteca, non sei un ristorante. Però, visto che fai pesce, ma una bottiglia di Greg e Duff, io personalmente pure a 20 euro, un po' pesce buono, se tieni un Greg e Duff buoni, vieni qua. Quindi 3-4 vinelli buoni che possano fare al caso, va benissimo, e tu su quelli ci ricarichi più del 300%. Che ti ho detto, se tu una Falanghina la paghi 3,50 euro, la rivendi per esempio magari a 12 euro anziché 14, e sono già 3 volte tanto, è chiaro, no? 4 volte tanto. Quindi e poi tra l'altro mi stai facendo un favore, cioè dal lato del cliente, io mi sono mangiato la mia frittura e poi mangio da mettere vicino alla Coca-Cola, cioè no, si può sentire. Allora, io ho le bottigliette piccole, c'ho Falanghina e c'ho vini locali. Ok, perfetto. Allora, piccole. E poi allora, c'è le birre, anche chi vuole la birra. Allora mi fa piacere di aver detto non una corbelleria, visto che a maggior ragione lo stai già facendo, quindi allora anche lì valorizza, cioè deve essere estremamente visibile, perché guaglione 20 anni può sicuro capire che se ne fa birra, no? Perché a 20 anni sa da bere a birra, ragazzine 14 si piglia Coca-Cola, però agiro a cinque, si venghi a mangiare, ma fammi la tua bottiglia di vino buono, no? Che io te la faccio, perché ripeto, visto che mi stai vendendo l'esperienza del tuo pesce fresco, no? Lì fritto, io la voglio vivere al massimo, cioè mi toglie se tu poi mi fai bere una roba all'acqua, cioè ok,
Sarebbe un reato quello lì. L'acqua fa ruggine, dice il mio migliore amico. C'ha ragione il tuo amico, è così. Un'altra cosa che ti consiglio, questo non so se vale anche da voi, ma penso di sì, perché è abbastanza trasversale, almeno io l'ho riscontrata pure in altri posti. Cioè a Ravenna, per esempio, e comunque pure era così, la birra, a parte la birra mai calda, sempre fritta, no, però è proprio importante, la birra calda è proprio uno schiaffo. Ma anche la scelta, la selezione delle birre, visto che non sei una birreria, quindi non è che puoi offrire 200 tipi di birre diverse, ma una birra chiara semplice, per esempio invece della Peroni, ma mettiamo una Nastro Azzurro, che intanto è conosciuta anche all'estero. Io sono stato in Inghilterra un anno fa, mi sono meravigliato che la birra principale là in Inghilterra, cioè mi aspettava le birre belge, le birre diciamo tedesche, invece quelli c'avevano tutti come spillatore la Nastro Azzurro. E se la bevevano come se era la birra migliore dell'universo. Ovunque c'era la Nastro Azzurro, cioè base c'era la Nastro Azzurro. La Nastro Azzurro è sempre la Peroni, non so se questo lo sai, ma è la fascia alta della Peroni. Siccome spesso si fa questo nelle linee prodotto, quando si vuole lanciare o aggredire un marchio, cioè un segmento di clientela superiore, se io mi continuo a chiamare con il mio nome, sono conosciuto per una birra a poco prezzo, buona ma di bassa, cioè così, non riuscirò mai ad aggredire quella fascia lì. Devo dare un altro nome, anche se il birrificio è lo stesso. E quindi la Peroni ha scelto Nastro Azzurro. Se ti ricordi all'inizio quando uscì la pubblicità con la vela, no? Perché la vela chiaramente è uno sport per ricchi, quindi era associato ad un concetto di alta fascia. E sono riusciti, oggettivamente una Nastro Azzurro ghiacciata è veramente comunque una buona birra, io sono utilizzatore di queste, ma stiamo parlando comunque di birre di basso prezzo, cioè avevo mettere 2,50 euro, 3 euro, quello che è. Laddove ti volevo fare un distinguo è sulla Tendence. Molti bar a volte fanno l'errore di non avere la Tendence, porca miseria. Allora, la Tendenza è la birra di quello che vorrebbe prendere il superalcolico, ma ormai non se lo può permettere più, non se lo può, perché l'ha spiegato già schiattato. E allora beve la Tendenza, che è vagamente liquorosa, o la Adelscott. La Tendenza bisogna tenerla, perché se becchi il bevitore di Tendenza, tu dopo ci guadagni solo sulle Tendenza, perché chi invece si prende un cuoco, si prende quello che c'ha, insomma, la spesa media, saranno 15 euro di spesa media. Ma dopo lui si è cominciato con una Tendenza, se ne prendeva altre 7. Ok? Sì, sì. Però, io ho fatto proprio così, io ho messo la Moretti, che diciamo quella che è proprio la basilare, poi ho quella che va di voga, la Menabrea, perché va anche un ottima. Po' che va anche un po' d'annate. La Tennis, sì, per chi vuole una birra più corposa, è così, e poi alterno una birra rossa per chi vuole la birra rossa. Infatti ti stavo dicendo, in caso in alternativa il bevitore di Tennis, perché è proprio un segmento specifico, facendo ristorazione, cioè facendo locali, intrattenimento e discoteche, ho avuto modo, io la guardavo sempre dal mio punto di vista professionale, l'ho sempre comunque guardato, per me era un modo per trovare, per acquisire competenze in un settore specifico che è l'entertainment, che poi lo facessi per gioco a poco prezzo o anche per altri motivi artistici, ma l'ho sempre guardata e interessato dal lato marketing. Il bevitore di Tendenza è proprio una categoria, un segmento a parte, e addirittura c'ha persino pure la selezione alternativa, cioè se il bevitore di Tendenza non trova la Tendenza, compra la Tutemonte. Che lei, punto. Quindi se non dovesse esserci il primo fornitore, a volte capita, non c'è gusti, no? Lo so, assicurati di avere in frigo almeno come alternativa la Dub Demon, perché così quella fascia lì comunque non la fai trovare sfornita. Ok, andiamo avanti. Price, madonna mia, la vedo durissima, ma la tua tesina, te l'ho detto, cioè, era uno sballo, quindi è ovvio che ci metteremo molto a discuterla. Price, quindi la seconda P è il prezzo. Mercato di concorrenza perfetta, che ovviamente non è che stai vendendo il piatto Noel Cuisine di Cracco, che dici se non viene al ristorante di Cracco non c'è in altri posti. Sei comunque in concorrenza perfetta come tipo di mercato, prodotti su cui è applicabile un premium price.
Allora, abbiamo detto inizialmente la strategia che muove tutto è una strategia di leadership di costo essenzialmente, perché il mercato di concorrenza perfetta è per le caratteristiche del fast food tipico, però 65%, l'altro 35% è differenziazione, cioè rispetto ad altri il nostro mix è più bilanciato. Dove? Allora, sulla tendance sicuramente non ci vado a mettere un ricarico maggiore. Che premium price vi vuoi mettere? Il bibitaro all'angolo lo vende a 50 centesimi in meno, cioè se il prezzo sulla tua strada è di 2,50 euro per la tendance, tu la tendance la devi tenere a 2,50 euro, non è quello il prodotto su cui tu ti fai pagare un premium price. Il premium price, cioè il prezzo un po' più alto rispetto alla media, dove te lo fai pagare? Chiaramente sui frutti di mare, sui freschi, cioè sui cuoppi, non sulle patatine, perché le patatine le trovano ovunque, anche negli altri, no? Cioè, quindi cerchiamo di capire dove tu applichi un ricarico maggiore e dove invece, un po' per motivi di concorrenza perfetta, un po' per motivi di prodotto civetta, quindi per attrarre, stai sulla linea o addirittura un po' al di sotto della linea. I prodotti su cui hai il premium price sono ovviamente i prodotti distintivi, quindi il cuoppo di pesce, tutti i cuoppi di pesce in verità, addirittura io poi gli ho messo persino baccalà e un altro tipo di frittura, non ricordo, un altro pesce, cioè erano due prodotti di, e il baccalà fritto, se becchi quel napoletano, ciaone, ma in generale è considerato di qualità superiore. Ce l'abbiamo le frittate di baccalà. Perfetto, ok, allora maggior ragione. Il baccalà te lo devi far pagare caro e amaro. Perché? Perché è un prodotto tipico. Inoltre, non so se te ne sei accorto, ma negli ultimi anni il baccalà sta cominciando ad assumere il comportamento del salmone. Ok? Da noi a Napoli il baccalà è sacro, ci mangiamo a malavite, non sia mai maronna a Napoli quando è il Capodanno, e che non vuoi comprare il baccalà fritto e il capitone. Vabbè, io il capitone per me è un serpente, quindi non lo guardo neanche sotto, se ne devono andare su lontani da me. Il baccalà, che per tanti anni non mi è piaciuto, siccome sono un testardo, ogni anno comunque provo per vedere se è cambiato il mio gusto, sono due anni che il baccalà mi piace, devo dire. Ma al di là dei miei gusti personali, che frega cazzi, cioè chi se ne importa, però nei ristoranti sto cominciando a trovare sempre più con frequenza proposte di baccalà. Triste di baccalà, baccalà in cassone. Allora, se tu vedi che i ristoranti cominciano a spingere un prodotto, è esattamente quello che è successo col salmone, no? Cioè, all'inizio, ma io sapevo, poi qualcuno ha cominciato a spingere, e dice, ho trovato mercato, questa cosa ha fatto breccia, tutti quanti adesso hanno il salmone in pescheria. È chiaro? E allo stesso modo, nei ristoranti, il baccalà sta diventando un piatto prelibato, anche perché lo puoi preparare in più modi diversi. È un qualcosa che a livello di tipo di pesce, ripeto, già è nella nostra cultura, quindi non gli devi fare lo sforzo di farlo abituale a una roba nuova. Lo sa che cos'è il baccalà? Prima non lo mangiava tanto, adesso piano piano sta cominciando a diventare di moda, è chiaro? E siccome è un prodotto ad alto margine, tu ovviamente lo fai pagare. Ci guarda, il fritto, un fritto di baccalà, certo che è. Dopo penso che ci vuole la pistola, quella là, ad aria compressa per toglierti la puzza di dosso, perché il problema del baccalà fritto è che per tre giorni la casa puzza di baccalà. Però guarda, io faccio stelle e filetto il baccalà e faccio il baccalà fritto spilettato. Però io ho un sistema di aspirazione, credimi Gino, tu entri nel mio negozio, non senti... Ci arriviamo! Ci arriviamo anche al sistema di aspirazione. Tu persino quello devi valorizzare. Ma io guarda che ti dico, la gente entra e dice ma non si sente niente, tu la porta, non ce la fai a chiuderla quando io accendo la cappa. Una cappa che ho pagato 3.000 euro. Però, immagino. No, ma io ho una ottima opinione del tuo ristorante, perché ho un'ottima opinione di te, ma non solo, anche avendo visto, cioè, allora, un buon marketer se ne accorge quando un prodotto è valido e quando invece un prodotto è un prodotto nella media o mediocre, e tu ti devi sforzare di trovare con le idee un modo, come dire, per farlo sembrare diverso dagli altri, ma in realtà è il solito yogurt, per esempio.
Invece nel tuo caso, io per questo ti ho detto, mi piacciono le cose tipiche, perché le arance ci stanno tanti tanti fatti, alcuni vedo che stasera tra l'altro li hai già pensati, quindi mi fa ancora più piacere, significa che una parte del lavoro è già stato fatto, e ci stanno tantissime cose che tu hai in più rispetto ad altri. Allora, andiamo sulla promotion, cominciamo a divertirci sul lato pubblicitario. Comunicazione below the line, quindi quella offline. Allora, strumenti di brand image, sicuramente sul bancone, far trovare comunque pure vicino alla cassa solitamente, un bigliettino da visita, è importante. Perché? Perché io sono venuto con gli amici, però tutto sommato io abito qua, a Rio Maggiore, ma sai che c'è di nuovo, sta cosa del cuoco mi è piaciuta talmente tanto che domani a mia mamma, invece di farla cucinare, ci faccio portare direttamente a te da sport una bella frittura di pesce. Come ti contatto? Se tu c'hai il bigliettino da visita là a portata, no? E io mentre sto aspettando che mi dai il mio cuoco, magari un bigliettino, se ho fatto la pensata, me lo prendo, e c'ho il tuo indirizzo, il tuo numero di telefono, ti posso contattare domani e fai cross-selling, no? Nuova vendita, nuovo cliente, magari a mia mamma ci piace pure questa apertura, comincia a diventare l'abitudine del martedì pomeriggio, cioè del martedì pranzo, ok? Quindi, ribadisco, piccole cose a volte. Esatto. Obiettivo della visita, insegna chiaramente, cioè, nel caso di un negozio poi è palese che l'insegna è uno strumento di immagine fondamentale. Se per esempio già un'insegna è elettronica, cioè che si accende, luminosa, oppure no, fa già tutta la differenza di questo mondo, perché se è elettronica io la vedo anche di sera. Se invece è un'insegna stampata, come dire, a fuoco, insomma di giorno la leggo, lo vedo anche il pesciolino bello eccetera stilizzato, ma altrimenti no. Quindi su questo riflettici. A volte, a parte insegna, dimmi. Ce l'ho una luce, io accendo la luce. Ok, perfetto. L'importante è che sia ben visibile sia di giorno che di notte, questo è il concetto. Alcune volte, per esempio, soprattutto per i locali di ristorazione, visto che tra l'altro tu hai queste limitazioni per cui non puoi, come dire, sbarcare del tutto, anche quei cosi a LED con scritto open oppure bar, no? Hai capito? Costano 5 euro dal cinese, però quello, vederlo già dalla vetrina acceso, cioè per me già significa che quello probabilmente è un locale di ristorazione, ok? Quindi, e comunque in qualche modo quella luce nella notte pure mi attira l'attenzione. Quindi, se non altro sto passando con la macchina, non c'entra niente, non voglio comprare niente, è notte fonda, però se c'è quella lucetta lì, io magari sto guardando comunque il tuo negozio. E dico, certo. Chiaro, quindi, ancora una volta, noi dobbiamo essere molto subliminali. Allora, insegna divisa. La divisa è un altro strumento. Intanto la divisa, proprio concettualmente, i psicologi per esempio la sconsigliano, o quantomeno non ce l'hanno tanto vantaggiosa, perché la divisa è un qualcosa che ti uniforma. Quindi dal punto di vista dello sviluppo della propria identità, avere la divisa come si faceva una volta a scuola, no? Tutti col grembiule, tutti uguali, non era il massimo per la crescita, ti insegnava delle cose ma ti tappava le ali su. Ma dal punto di vista invece dell'immagine aziendale, la divisa è importante, perché se io vedo 3-4 camerieri e per esempio il stesso grembiule con scritto il pesce cucinato, a me quella cosa piace, cioè dico cacchio, qui c'è un team di persone unite che mi preparano del pesce fresco, cioè mi dà una bella sensazione, mi fa sentire parte di una squadra, ok? E soprattutto il messaggio ripetuto tra i grembiuli e il cartone del packaging del cuoco che sto mangiando, alla fine io me lo ricordo come ti chiami, è chiaro? Quindi importante la divisa per i camerieri o comunque per tutto il personale, e poi fa pure belle, anche una cosa elegante se è fatta bene come divisa. Ovviamente come scelta dei colori io ti ho detto già, ti consiglio un tema marineresco, quindi bianco e blu, ok? Poi la puoi fare nera e bianca, la puoi fare come cacchio ti pare, anche il giallo nel tuo caso, il giallo e l'arancione pure sono una buona scelta perché richiamano molto il fritto, ok? Quindi potrebbero essere una alternativa. Il giallo è anche magari dorato, quindi dà un senso di valore. Il cappellino con la scritta e il simbolo del pescato cucinato, qua, cappellino nero con
C'è il pesce passato cucinato, che è dorato. Okay, pantaloni grigi, maglia bianca oppure maglia grigia e pantaloni bianchi, le alterniamo un po', cioè abbiamo due tipi di divisa. Chiaramente capisco che c'è anche una questione di praticità, cioè nel senso magari su alcuni colori delle macchie non si vedono tanto, quindi può essere anche quella scelta, però il grigio personalmente è un colore neutro. Lo utilizzo in, per esempio, hai visto le slide mie, sotto sono grigioline, perché non stanca l'occhio, lì devi leggere, perché non sono riuscito a trovare magari una slide con un'immagine d'impatto, allora devi leggere, allora ti agevolo, perché così la scritta viene più in risalto sul grigio, quindi come sfondo mi va bene. Però se devo dirti dal punto di vista della comunicazione come colore sociale, è un colore che non sceglierei mai, perché il grigio è sempre un po' anonimo, è sempre proprio per questo suo eccesso di neutralità. Già beciolino è diverso, beciolino già verso il giallo, verso altri colori, ok? Quindi cerca di c'è sempre qua il simbolo colorato, sul petto qua abbiamo sempre il simbolo o il pesce con il pescatore. Che io personalmente quando vedo una cosa di mare, per me bianco e blu, cioè, il mio logo è azzurro, ma non dell'azzurro che vorrei vedere, cioè a te proprio adesso, poi il blu del mare, per me quello è il colore che dovresti adottare. Però insomma, vedi, pure l'insegna, per esempio, se la luce è blu di notte, no, fa bello, cioè, ok, vabbè, comunque insomma, queste sono scelte che poi devi fare tu. Io ti sto dicendo delle cose. La cosa importante che mi interessa che dici all'esame poi è il fatto della divisa, cioè nel senso, se dobbiamo parlare di questo, se capito di parlare di questo, l'importanza che comunque la divisa è anche quella uno strumento di immagine, ok? Menù cartacei e online, scaricabili tramite app. Questa è un'altra cosa importante, come vedi te l'ho messa nella comunicazione below the line, ma ha un collegamento anche con l'online. Cioè, attualmente, un po' per la disciplina che i menu non si potevano toccare per passare il virus, eccetera, avevano tolto i menu di carta, poi li hanno reintrodotti perché si può comunque fare che il menu di carta, io il fogliettino me lo posso mettere in tasca, è sempre comodo. Sull'app può darsi che non ho il telefonino, si è scaricato il telefonino, non riesco a scaricare l'app, mille cose. Però è bene quindi avere sia il menu cartaceo, un menu cartaceo fatto bene, cioè che abbia una grafica accattivante, anche lì, come ti ho detto, se sul menu non mi metti una foto che mi fa venire l'appetito, cioè nemmeno sul menu, vuol dire proprio che, cioè, posso ammettere che su una foto su Facebook è venuto un pochino più ammosciato, ma se sul menu non c'è un'immagine che mi fa venire voglia di mangiare, proprio veramente siamo a livelli di, cioè, mazza fa nata con ok, quindi il menu deve essere accattivante e deve avere un corrispettivo con l'online. Oggi penso che lo saprai, ci sono molte app anche a basso prezzo che ti consentono di fare cosa sostanzialmente? Di mettere su un server da remoto un PowerPoint, ad esempio, come magari quello che ti ho fatto io, un PDF, e tutti possono attraverso l'app accedere a questa pagina da remoto e scaricare e quindi leggere, come abbiamo fatto le mie slide, no? Cioè un PDF dove ci sono scritti però tutte le cose del menu, ok? Quindi è una soluzione comoda, bassissimo prezzo, ma che ti consente, uno, di stare a passo con gli altri, di rispettare le regole del Covid e di fornire a chi è ipertech o comunque è fissato con le cose, se lo vede da là, ok? L'importante è che tu comunque abbia anche questo strumento di comunicazione. Poi, public relation, qua sarebbe simpatico, era una cosa che io facevo, io più che fare locali alla discoteca, a un certo punto abbiamo cominciato a fare i baretti e facevamo questa cosa simpatica che ti ripropongo, cioè di mettere in esposizione delle opere d'arte, non del pittore famoso, ma della ragazza che magari sta iscritta a belle arti e ha cominciato a fare i primi quadri, a volte trovi anche dei talenti, e quindi a basso prezzo lei si piglia un po' di visibilità, tu là fuori metti un qualcosa di artistico che tra l'altro potrebbe anche consentirti di aggirare quel problema di ambientale che hai, perché tu in quel caso stai valorizzando il territorio con un'iniziativa artistica e sfido qualsiasi ingegnere ambientale o diciamo tizio del comune che ti viene a contestare una cosa del genere. Chiaramente ti devi mettere in condizione di poterlo fare,
però di sicuro non ti potranno dire: ah, questa cosa è brutta, non si rispecchia con il panorama dell'azienda, cioè del posto, è chiaro? E quindi in questo modo attirare una clientela qualitativamente migliore, perché fai un evento dove comunque vengono degli artisti, cioè ci sono degli artisti, loro lo fanno gratis perché chiaramente a loro interessa vendere i primi quadri o comunque farsi conoscere, farsi vedere, e tu tieni un po' di gente che fluttua, che sta là fuori, quando si potrà fare chiaramente, che ora non si vanno per affollamenti e assembramenti, ma prima o poi si riprenderà. Questa può essere una buona idea per promuovere. Magari la mostra di pittura o di fotografia, i fotografi, i ragazzi fotografi, la fai fare a tema marittimo, ovviamente. Ok? Quindi questa è un'altra, diciamo, sempre quelle idee lanciate così che ti possono aiutare. Sviluppo cognitive, perché poi tutto questo? Perché il tuo posto, ribadisco, al di là, diciamo, del turista che viene, sta in posto di mare, compra da mangiare, ringrazia e se ne va, però tu dovresti tentare anche di fidelizzare un po' qualcuno. E chi vuoi fidelizzare? Sicuramente le comitive di giovani, perché se la cominciano a fare per fuori, a dove stai tu, ho visto che c'è un bello spiazzetto dove si potrebbe sostare, e quelli stanno là fuori per 4-5 ore, vuoi che non comprano almeno un cuoco o se non altro tre birre, e sono sempre sordi, cioè, quindi siamo sempre là. Quindi lo sviluppo di comitive, vedi, questo per questo che ho messo in public relation, perché è un qualcosa, come dire, di sociale, cioè di sociale non social, sociale vero, cioè di esperienza viva. Tra l'altro nelle comitive, di solito, anzi sempre, ci sono sempre uno o due soggetti decisori. Cioè Giovanni è il leader del gruppo, ha deciso che comunque in nuova sera ci venimmo fuori a pesce cucinato, ok? E quindi tutta la comitiva va là, allora tu li devi individuare, visto che stai là, e quindi poi ci avrai il tempo di fumarti una sigaretta o comunque di guardare, soprattutto se sono stanziali, tu riconosci chi è la guida del gruppo, a quella guida la devi trattare meglio, è il tuo PR, è come se fosse un tuo venditore influenzatore, quindi ogni tanto una birretta ce l'hai per coppa, oppure quando state sulle tue is, un coop glielo regali, oppure semplicemente quando c'è un conto di gruppo gli fai un po' di sconto, no, guarda, se mi chiedo la ciambala, questo non pare tu a me, però ci sta, molti proprietari di locale a cui persino questo abbiamo dovuto spiegare, perché erano talmente taccagni e stupidi da non capire che se non fidelizzi il capogruppo, quello, se non si è trovato bene, domani la comitiva la porta a ballare da un'altra parte e tu non ne pezzo sulla una, ne pezzo qui. Allora ti dico cosa facciamo noi. Praticamente noi abbiamo tutti queste guide che portano, perché la gente cosa fa? Fanno i tour, fanno Firenze, Pisa e Cinque Terre. Vedete, partono da Firenze per venire nelle Cinque Terre, visitare le Cinque Terre. Io ho tante guide che giornalmente portano persone e me le portano a mangiare tutte da me, questi ragazzi qua. Io, a parte che loro hanno porte aperte, voglio quello che vogliono da bere, acqua, birra, poi sono ragazzi tanto umili che manco si fanno. Quando vogliono mangiare lo sanno, non c'è nessun tipo di problema. Prima di chiudere la stagione, noi facciamo sempre un pensiero per tutti. Tipo un anno abbiamo fatto gli zanni, un altro anno non mi ricordo cosa ci avevamo fatto, un'età di vino, cioè, capito? E sono quelle cose che poi la gente apprezza. Che ti devo dire? Allora, su questo argomento non ho nulla da aggiungerti, perché già lo fai al meglio possibile. Da noi purtroppo, però il mondo dei locali che è così, perché poi in generale invece il napoletano questo ce l'ha. Nel mondo dei locali, vabbè, sappiamo chi sono i proprietari dei locali in discoteca, no? Quindi gente un po' di malaffare sostanzialmente che deve riciclare soldi, questo è. Vabbè, comunque andiamo avanti su questo argomento, perché, ecco, vabbè, iscrizione in guida Michelin e richiesta forchette Gambero d'Oro. Questo è molto interessante. Cioè, tu sei un fast food, quindi non ci dovresti azzeccare niente con guida Michelin e Gambero d'Oro. Ma data la tipicità, anzi la atipicità del tuo ristorantino, che guai alla fine quello è...
Tu potresti cercare di come dire, comparire anche magari spendendo qualcosina. Non so come funzioni l'iscrizione in guida Michelin o la richiesta di parchetto in Gambero d'Oro, però suppongo che ti debbano loro venire poi a riconoscere, a provare per garantire che effettivamente tu sei un ristorante di qualità. E sinceramente sarebbe simpatico, saresti anche, penso, l'unico fast food presente su una lista di guida Michelin, per esempio. Che sono ovviamente molto note intanto ai trasportatori, no? Come si chiama, agli autisti di camion, eccetera, che sono dei noti, buoni e rinomati, diciamo, influencer per quanto riguarda il cibo, perché chiaramente viaggiano molto, quindi quando trovano un autogrill che cucina bene lo fanno presente, o in generale quando trovano un ristorante, ma anche per chi è appassionato di percorsi enogastronomici. Perché magari c'hai quello che si è preso l'albergo alla Spezia e sta con la ragazza, è andato a farsi, prima di andare a prenotare, si è fatto il tour su online per vedere quali sono i posti buoni della zona o per fare un itinerario, come dicevi tu, le Cinque Terre, eccetera, e trovarsi un fast food con... Io ci andrei, per curiosità, perché tanto pago poco, però mi garantiscono che è di ottima qualità. Sono curioso, vamo a provare. Cioè, capito che voglio dire? Ti costerà un pochino, però è secondo me un ottimo elemento di discriminazione. Perché poi, anche quando mo ci vuole, viene il tizio e dice, ma come 5 euro per il vostro cuoppo, ma come mai? Cioè, è tanto. Se tu già pure nei pannelli si vede, perché lo metti scritto, no? Se sei per esempio Best TripAdvisor, sulla porta, sulla vetrina, di solito lo piazzi l'adesivo. Allo stesso modo, se sei con qualche modo riconosciuto da questi che sono i referenti della ristorazione, e tu lo metti, e quello quando lo vede dice, beh, cacchio, però forse effettivamente questo euro, un euro in più, forse ce lo vale, ok? Quindi sicuramente più che altro è una, come dire, certificazione di qualità, chiamiamola così, perché questo di fatto è, che ti consente ufficialmente di richiederlo quel premium price. Lascia perdere che Gimo ti conosce, ha già mangiato e lo sa che si mangia bene da te. Gimo non è più il problema è per l'hunting, no? Per la caccia del nuovo cliente, cioè per quel famoso sforzo maggiore per far acquistare la prima volta un cliente che non ha mai comprato. Se sulla vetrina io ho Gambero Rosso oppure ho il Guida Michelin, una cosa del genere, comunque delle stelline in qualcosa, voglio dire, in qualche modo lo giustifico il prezzo più alto, quindi ci sta. Ancora networking e co-branding, questo sono sicuro che lo fai già. Partnership e sviluppo reti, non ho mai finito di parlare delle guide turistiche con cui fai rete, quindi con locali, discoteche, teatri, hotel senza ristorazione, chiaramente, perché chiaramente loro tendono, se hanno la ristorazione, tendono a vendere la loro, no? Però ci saranno degli alberghi o dei bed and breakfast che non hanno il servizio di ristorazione, perché magari tengono 2, 3, 5, 6 stanze e non hanno la cucina, ecco, essere presente lì, come al solito con il bigliettino da visita e fare co-marketing, co-branding, è sicuramente un'attività che devi sviluppare tu o qualcuno che insomma conosci, che demandi a fare relazioni con tutti quelli che l'albergo, ok, non c'è la ristorazione e c'è sicuramente, ci sono dei turisti che spostano, dovranno pur mangiare, ma al di là di loro... Siccome per me il fast food, come dicevo prima, è un'esperienza solitamente da seconda serata, cioè io sono andato alle 8 a teatro con la mia ragazza, abbiamo visto lo spettacolo, sono fatto io leggermente, teniamo fame, nel teatro non si poteva mangiare, non c'hanno niente di tavola calda, magari è tardi per andare al ristorante, dove vado? Vado a Du Leonardo, ok? Cioè, quindi voglio dire, devi andare a sondare quelli che sono, devi entrare in partnership con chi... Fa la prima serata perché così tu gli offri il dopo serata. Ok? Molto easy come concetto. È sempre legato ai comportamenti di consumo del tuo prodotto. O almeno alla fascia chiaramente che viene fisicamente da te, perché poi c'è la fascia da asporto che io ti voglio incentivare, quella va colta in un altro modo. Rapporti con i fornitori, quindi con i pescatori, le pescherie, le ortofrutticole, per la frutta, la verdura che dicevamo prima, in modo che tu abbia sempre comunque una gran quantità di prodotti freschi, quindi da assicurarti il punto di forza, e riviste specializzate enogastronomiche. Beh, qua si tratta di essere presenti poi su quelle
liste che vengono utilizzate proprio per gli itinerari enogastronomici, no? Quindi gli appassionati che vanno a fare la gita proprio per mangiare, perché sono magari dei sommelier. Io ho un mio amico, per esempio, che è sommelier e spesso fa dei viaggi imperniati su percorsi proprio enogastronomici, cioè invece di andare a vedere la città va a vedere quel ristorante là perché è stato consigliato, ok? Quindi questa è sicuramente una cosa dove devi essere presente. Volantinaggio per branding e diffusione prodotti da asporto. Sì, devi fare anche questo. Il prodotto da asporto, come lo vado a vendere? Ebbene, allora, se prima la signora Maria non mi interessava, perché quando scende da sopra ha 70 anni, fa altre cose, alle 11 sta già a dormire, alle 9 sta a dormire, e non mi interessava come cliente, perché mi interessava solo quelli che entrano fisicamente da me, se io apro al mercato dell'asporto, ebbene, cambia tutto. Significa che nel quartiere e in tutto il circondario tutti devono sapere che c'è un fast food, sì, ma è una pescheria che cucina il pesce. Perché in quel caso tu sei il sostitutivo di un ristorante a tutti gli effetti. Allora che gli frega se tu hai la cucina di 10 metri per 10 metri o di 50 metri? Allora interessa che arrivi a casa del pesce cucinato bene e quindi come lo fai e dove lo fai, cacchi tuoi. Se poi lo pago anche magari a un prezzo abbordabile, tanto di guadagnato, prezzo qualità, perfetto. Ma devo avvertirla come al solito sta gente, se no cacchio ne sa. Magari il ragazzino che veniva a 15 anni, ha mangiato il cuoco, ha visto che faccio pure da sport, ma la signora Maria non lo saprà mai. Devo fare volantinaggio. Il volantinaggio è uno strumento di marketing vecchissimo, no? Uno dei primi forse. Carta stampata a poco prezzo, oggi veramente paghi 4 soldi con un tasso di ritorno anche molto basso solitamente, però in alcuni segmenti, in alcuni settori, e il tuo in questo caso ci rientra, è molto efficace e costa pochissimo. Quindi stampali 5.000 volantini, 10.000 volantini e fai girare qualche ragazzo di giorno che possa andare a consegnare, ovviamente dove? Nei quartieri residenziali, cioè che tu entri in un palazzo e ti fai tutti i 10 piani, ok? Con tutti gli interni. Quindi consegnare, mi raccomando sul volantinaggio, fai attenzione, soprattutto voi al nord siete molto fiscali, per fare volantinaggio, se metti nella buca dove c'è scritto pubblicità va ancora bene, ma se metti nella buca di vostro normale no, ti fanno la multa. È necessario pagare il comune, e questo dipende dal comune, per avere quella che si chiama amministrazione. Oddio, ce l'avevo sulla punta della lingua. Autorizzazione ministeriale, ok? Infatti se senti in alcune pubblicità quando dicono le cose veloci Outminric significa autorizzazione ministeriale richiesta, ok? Quindi ti sto facendo pubblicità perché ho chiesto il permesso di poterla fare. Valuta questa cosa, perché poi vale da paese a paese. A Brescia per esempio fecero la multa dei clienti perché là erano molto fiscali, ma in altri posti comunque della Lombardia invece no. Quindi dipende. Noi lo facciamo, tutti gli affittacamere che sono proprio i proprietari, si possono mettere i nostri debiti, anche li mettono lì. Sì, però gli affittacamere ti propongono una clientela che per sua stessa natura è una clientela che va via. E sono comunque pochi poi. Invece tu devi avere una distribuzione capillare di tutto quello che quantomeno il tuo quartiere. E qual è il vantaggio? Che una volta che hai imbeccato nella signora Maria, la signora Maria abita là, quindi il suo CLV è molto più alto, perché magari non compra solo oggi, se ha mangiato bene comprerà e poi parlerà anche con le sue colleghe di Burrago, le sue amiche di Burrago o con i figli, quindi diffonderà stavolta la notizia. E sono tutti clienti stanziali, quindi tu su questi hai un altissimo margine. In più, ti ribadisco, questi non ti chiedono il cuoco, ti chiedono magari una bella frittura di pesce grossa, oppure quei famosi cotti, dove tu tra l'altro ti diverti anche a cucinarli, e puoi effettivamente finalmente pensare, mantenendo il ristorante piccolo e i costi bassi, di cucinare prodotti ad alta qualità e farti conoscere anche per quelle cose che ti piacevano. Quindi l'asporto ha una grossa marginalità, secondo me, e diversi vantaggi. In primis la fidelizzazione, la possibilità di fidelizzazione. Se anche comprassero un cuoco da 5 euro a settimana, comunque se fai per n settimane, per n anni, vedi quanti soldi sono. Cioè,
Già solo questo. In più gli puoi vendere, come dicevamo, i prodotti a vaschetta, cioè quindi li puoi confezionare bene. Con, diciamo, e poi non solo, tu là mica gli vendi un cuoco. Se quello decide di fare la frittura perché non vuole cucinare quel giorno, quello cucina per tutta la famiglia, quindi ti ordinerà anche un quantitativo abbastanza grosso. Anzi, io penso che con l'asporto tu andrai, se funziona vai in difficoltà, perché mo ci vuole il tuo back office, poi non regge la domanda. E quindi devi, no, io penso sempre che è sempre meglio crescere e poi mano a mano, oh, cacchio, se ti serve una cucina con quei soldi che hai fatto, dai, la parte li pensi e in altro lo va. Sai qual è il problema, Gimo? È che noi in 19 metri quadri ci abbiamo tutto e ti posso garantire che diventiamo matti a fare da... A volte non riusciamo proprio a friggere i pesci che non ci sono più. E quelle due o tre ore, sono tre ore di, due ore e mezza, tre ore di punta a pranzo e due ore e mezza, tre ore di punta a sera, che certi giorni si comincia dalle 11 cioè alle 9 di sera senza perdere, e poi finiscono sì, no. È una questione di spazio, proprio non ce la faccio. Questo lo so bene, perché so benissimo, avendo pure avuto qualche amico cuoco, mio cugino è cuoco tra l'altro. So benissimo che la gente non lo capisce, cioè diciamo quello sta aperto solo la sera 2-3 ore, sta aperto 2-3 ore significa che il cuoco è dovuto andare dalla mattina, perché ha dovuto lavare le pentole, mettere tutto apposta a pressione, preparare le salse, preparare questo, preparare questo, cioè poi quando finisci dopo comunque devi mettere a posto alcune cose, cioè voglio dire c'è tutto un lavoro veramente di ore dietro. Però ribadisco, tu non puoi lamentarti del fatto che una cosa esploda tra le mani e funzioni, ma ben venga, magari all'inizio avrò qualche disservizio, i clienti avranno qualche disservizio, ma se io sto guadagnando tanto, ma io non ci metto niente a replicare, prendere altri due camerieri, un altro chef, trovare un altro buco di 20 metri quadri e fare una seconda cucina, ma chi me lo vieta? Tanto io sto marginando ormai, cioè, è tutto a positivo, ma ben venga, io te lo auguro. No, ma stiamo cercando, ma è... Allora, io per farti capire lo maggiore ti devo portare, per esempio, come esempio Capri. Guarda, dici, sono curioso. Allora, l'esempio di Rio Maggiore è così. Rio Maggiore, abitanti stanziali, 400 persone. Va bene. D'estate, da Pasqua a... novembre inoltrata finita c'è un afflusso di mediamente di 30-35 mila persone al giorno. Ti ho detto tutto? Sì. Vabbè, ma figurati, un affitto medio di un locale come può essere il mio va intorno ai 2000 euro al mese, però te lo devi allestire, Certo. È un paese tutta una scalinata, perché fai conto di vedere la costiera amalfitana, è tutta una scalinata, è tutta una discesa, è tutto uno stretto, mm-hmm. È tutto un caruggio, è tutto difficile ed è tutto scomodo. si cammina solo a piedi, perché i fornitori sanno due ore al giorno per poter portarti l'aro. Io tante volte me la vado a camalare da su in cima per portare, perché magari l'ho finita e me la riporto. È tutto difficile, però ti dico. Vabbè, ci sono sicuramente delle difficoltà, però secondo me anche dei vantaggi in tutto e questo. Altro che, no, sono più vantaggi che le difficoltà, per l'amor di Dio. Viviamo in perché paradiso. Comunque, per esempio, stai tranquillo, no? Dal punto di vista di furti e cose varie. Cioè, siete 400 di voi, immagino vi conoscete ognuno per nome praticamente. No, ci conosciamo proprio per nome, perché ti dico, siamo questi quattro gatti gli stanziali. Poi ovviamente d'estate c'è il boom, tutti i giorni ci sono le amministrazioni comunali, il sindaco che volevano mettere i tornelli, volevano fare gli ingressi con richiesta, volevano, non ti dico quante guerre, perché... Ma io non capisco perché fanno questo, pure a Napoli e pure da noi c'è una sorta di, adesso poi con il Covid si è visto particolarmente, sembrava quasi che la colpa fosse tutta della movida, quando poi vabbè, cioè se ne è parlato come se uno stavano là a infettarti, a sputarti in faccia,
Sinceramente, ma al di là del Covid, pure per esempio io c'ho un Gaeta qua vicino, no? Abbastanza vicino. Ma d'estate io ormai non ci vado più perché ogni volta che vai prendi una multa per forza, cioè tipo tassa occulta. Perché vogliono per forza blindare e impediscono così al commercio di propagarsi, non capendo che è il commercio che muove tutto. In un posto dove c'è commercio, dove c'è gente, dove c'è locali, sicuramente dopo, se tu vuoi ammodernare una piazzetta, mettere una pianta in più, lo puoi fare. Da noi, vabbè, ma da noi è un casino. Da noi ci sono delle ragioni precise per cui tutto non deve funzionare, perché veramente il mondo è al contrario. Cioè, molti non ci trovano una logica, invece la logica c'è, che chiaramente è a vantaggio di chi deve mangiare. E quindi io qua a Giuliano, un posto di mare, io ho il litorale. Giuliano è identica come conformazione a Ravenna, perché Ravenna sono 160.000 abitanti, noi ne siamo 120.000. Ravenna c'ha Marina di Ravenna, fai uno stradone per 15 minuti e arrivi a Marina di Ravenna. Noi abbiamo la stessa cosa, uno stradone che si chiama Via degli Americani e dal centro ti porta sulla litoranea e abbiamo Marina di Varcaduro, Marina di Licola, eccetera. Ed è tutto però abbandonato, in disuso, disastrato, eccetera. Ma ci sono delle ragioni per cui le cose devono restare così, non perché... Cioè, vabbè, sì. Non ci mettiamo a fare discorsi di politica, se no veramente non ce ne asciamo. In tutto ciò siamo a pagina 8 di 12, quindi ancora un pochino, ma più o meno procediamo. Allora, torniamo adesso sulla comunicazione, però vediamo quella invece online. Qua spero che riusciamo ad andare un pochino veloci, perché ne abbiamo parlato in queste sessioni e tu sei stato presente. Quindi, Digital Marketing Plan, come si fa? Abbiamo detto chiaramente significa fare un'analisi di tutti i canali, social, eccetera, a partire dal proprio sito internet, analisi di Google e quant'altro. E poi abbiamo detto si scrive il piano editoriale, cioè si è deciso di fare di utilizzare la campagna di la piattaforma di Facebook, significa avere una gestione precisa e pianificata, non dire vabbè ogni tanto metto un post poi vediamo, significa dire faccio un piano di comunicazione, un piano editoriale per cui due volte al mese cambio la copertina, una volta al mese cambio l'immagine di profilo, faccio 5 di sponsorizzate di prodotto al mese, una di pagina, quindi insomma pianificare. Website, SEO, link building e Google Business, questi sono strumenti che abbiamo abbondantemente parlato al corso, non li ripeterò. Reputational marketing, ecco qua vorrei che tu, visto che fai ristorazione, nella tua tesina e in quella di Karin, che è sul settore alberghiero, chiaramente un minimo mi dovete parlare di TripAdvisor, perché è veramente fondamentale, lo vedrete anche nel compito dell'esame, perché farò il caso su questo agriturismo, è un agriturismo conosciutissimo dalle nostre parti, ma vecchio come il cucco, pensa che il sito che c'hanno è un sito che sarà stato fatto negli anni 80-90, secondo me, cioè è inguardabile su certe cose, infatti è in disuso, cioè è un tizio che non si è aggiornato, motivo per cui voi mi dovrete dire un bel po' di cose. Se vai su TripAdvisor trovi, e questa sarà proprio una slide che vi metterò del compito, vedi già dalle recensioni su TripAdvisor già capisci la situazione, che è un posto così ampio che ha solo 440 recensioni e vedi che molte sono negative, non sono più quelle pessime che quelle eccellenti, capisci che qualcosa non va. Nella media alla fine risulta appunto essere nella media, ma se tu dici sono un agriturismo con 7 ettari di terreno, dici cacchio, questo c'ha una struttura enorme, e che fa? Sta nella media, qualcosa non va, ok? Quindi di TripAdvisor mi dovete sicuramente parlare, perché nel tuo caso è fondamentale. L'abbiamo già visto anche, tra l'altro, mi facessi vedere, insomma, siamo andati a scartabellare un po', no? E da TripAdvisor, anche nel tuo caso specifico, abbiamo visto un pochino quali erano le carenze, no? Atmosfera, c'era un mezzo pallino in meno, vuol dire che il negozio non è abbastanza riconoscibile, non ha quel tocco che anche nell'esteriorità mi consente di valorizzare quello che poi c'è dentro e quello che mangio, no? Quindi l'importanza delle recensioni, quindi anche il discorso della Facebook fanpage consiglia e l'iscrizione a Trustpilot. Poi su Facebook, gestione fanpage, importanza dello storytelling. Parlavamo prima,
te devi far vedere pure come cucini, come è fatto l'ambiente della cucina, gli aeratori che tu mi dicevi, me li devi raccontare, cioè io devo vedere sulla tua fanpage che tutto è perfetto, dal cibo cucinato, diciamo dal mangiato, cioè dal cuoco prodotto finito, a tutta la fase di produzione. Addirittura nel tuo caso ti chiami pescato cucinato, non vuoi che non mi metti a raccontare un po' di pesca, come si pesca, cosa peschi, dove lo peschi, che anni ci vogliono, che esche ci vogliono, mi devi raccontare tutto, perché se io sono un cliente che si è trovato bene e voglio consigliare il tuo posto, io voglio vederle tutte queste. Se sono un appassionato di pesca, più te lo vengo a dire. Se io voglio sviluppare una community di gente che ama la pesca e che non è di Rio Maggiore, ma che magari si sposta perché ogni tanto va a fare, che ne so, la pesca anche in altri posti, è certo che io mi devo veicolare. Come mi veicolo? Meglio di così, sono un negozio che cucina il pescato del giorno, certo che ti parlo di pesca, no? Quindi tutti questi strumenti li voglio assolutamente sentire, sponsorizzati di pagina, di vendita di prodotto, questo l'abbiamo spiegato nelle ultime lezioni, community management, vari gruppi addirittura tuoi, potresti su Facebook gestire diversi gruppi, abbiamo visto ci sono diversi cluster, no? Dai turisti ai vegani, alla clientela d'asporto, ai appassionati di pesca, e quindi gruppo di pesca, gruppo finger food, gruppo vegan e gluten free, gruppo di pescetariani, sì ci sono anche i pescetariani, quindi voglio dire, se tu gestisci queste gruppi, non pagine, in questi gruppi tu puoi in qualche modo entrare in contatto con dei potenziali clienti, ok? Quantomeno far diffondere e conoscere il tuo business. E quindi ancora poi su Instagram sponsorizzate di pagine di prodotto, la scelta degli hashtag. Nel tuo caso sicuramente una parte della clientela è comunque giovane, sono quelli che escono, vanno in discoteca, vanno tardi e poi vogliono mangiare qualcosa. E quindi sicuramente c'è una percentuale di giovani, di turisti anche, quindi sicuramente essere presenti su Instagram e saper scegliere gli hashtag può essere utile. YouTube, un altro modo che puoi avere per diffondere le tue competenze e è sicuramente uno strumento molto utile nel tuo caso, perché sui tutorials, cioè io che faccio su YouTube di solito. Abbiamo detto che YouTube ha sostituito i libretti delle istruzioni, no? Cioè io invece di andare a leggere come si fa, scrivo quello che sto cercando e lo trovo su YouTube e qualcuno mi fa vedere, me lo racconta, magari è pure simpatico, poi è una bella guaglione e quindi mi fa vedere come si fa quella cosa. Beh, siccome tu hai come focus la pesca, mi fai vedere come si pesca, no? Quindi per esempio mi puoi fare un tutorial su come si pesca da quelle parti, che tipo di pesci si prendono, a che altezza stanno, quali sono i periodi migliori, gli orari migliori, cioè hai voglia di che parlare. Molti contenuti, tra l'altro, questo forse non l'ho detto al corso, ma è chiaro che una volta che ho fatto il video di pesca, io me lo gioco ovviamente su YouTube, ma poi lo vado a postare anche sul gruppo di pesca su Facebook, quindi sono anche riutilizzabili e sicuramente ci metto un link anche sul mio sito. Cioè, una volta che ho costruito un contenuto ad hoc, chiaramente non è che lo butto così. Me lo gioco per bene su tutte le leve su cui me lo posso giocare, ok? Quindi stessa cosa per una locandina, quello che è, insomma. Ancora, va bene gli appassionati di pesca, ma pensa a tutte le mamme di famiglia o le giovani donne, come pulire il pesce, come si prepara il pesce. Fammi vedere come preparare questo pesce al cartoccio. Cioè, capisci che voglio dire? Questo avrebbe una visibilità enorme se tu lo posti bene su YouTube e diffondi bene il messaggio. Sempre come il discorso del volantinaggio, poi tutto gira e alla fine tutti sanno che lì c'è la pescheria praticamente che ti cucina il pesce fresco. Mo tu mi hai detto una cosa importante, siete solo 400 di voi. Su 400 di voi, ma che pubblicità vogliamo fare? Cioè voi vi conoscete già, voi che non lo sappiano, Leonardo Stoico che fa? Però noi immaginiamo sempre, siccome comunque alla fine è un caso didattico, di parlare di un, come dire, di un negozio di questo tipo in maniera didattica. Cioè Vabbè, ma noi... se il tuo paese facesse 100.000 abitanti come il mio, hai capito? Ma nulla mi toglie che pensi a 50.000 abitanti. Ma infatti la Spezia ho visto che c'ha 212.000 abitanti, già sono andato a fare ricerca, non ti preoccupare.
Tra l'altro con mia somma meraviglia, io pensavo che la Spezia fosse un posto dove si faceva solo il militare e che fossero 20-30 mila abitanti. Sti cazzi, invece è un paese più grosso di Giuliano, quindi è una città più grossa di Giuliano, non me l'aspettavo, però ben venga, perché c'hai un grosso bacino d'utenza a 20 minuti sono un cazzo, cioè ti fai 20 minuti per andare a mangiare del pesce buono a poco prezzo, ci vale anche in termini di benzina, ci vale la spesa. E quindi sicuramente io ti auguro di, con questi strumenti, di farti conoscere anche dagli spezzini. Ho visto anche un pochino i loro detti proverbiali, infatti per questo ti dissi, ma io non mi trovavo, poi mi hai detto che sei della Puglia, ecco perché. E loro parlano molto, sembra quasi veneto come accenti, quindi... Ok, andiamo avanti, finiamo questo slide. Ah, eccoli qua, banner advertising su mobile per il segmento turisti. Buonasera. Allora, tu giustamente hai agito attraverso delle guide turistiche, è stata un'ottima idea, ben fatto. Tuttavia ci saranno sicuramente dei turisti che non conoscono queste guide, oppure sono venuti là per cazzi loro, non vogliono una guida, moltissimi magari non vorranno una guida, e tu però... questi qua, come li catturi? Allora, c'è uno strumento marketing che in pochi conoscono, perché sono servizi veramente ricercati, aggiuntivi, anche costosi. Pensa che ogni bannerino costa 50 centesimi, può costare, dipende sempre dove, quanti ne compri, eccetera. Però tu hai la possibilità di agganciare un bannerino che tu metti qua sul telefonino in basso, no? Che compare, con il tuo il pesce cucinato... offerta cuoppo 5 euro, prova Very Italian Food, per esempio, no? Ossia food, Italian Seafood, ho visto che è una buona chiave di ricerca che in qualche modo sintetizza per lo straniero, stai mangiando cibo italiano di pesce, quindi qualità su qualità, quindi utilizza anche questo, soprattutto se hai a che fare con gli stranieri, quindi devi parlare in inglese. Questo bannerino lo puoi agganciare a qualsiasi servizio, magari per esempio di sport, no? Tipo football, eccetera. La cosa interessante è che tu lo puoi riprodurre in più lingue. Quindi lo stesso bannerino, una volta che l'ho creato, poi le scritte le metto una volta in inglese, una volta in francese, una volta in russo, dipende dalla tipologia di turisti che avete. E questi stanno un po' come il menu online, da remoto, da qualche parte, ok? Cosa succede? Che il turista ha affittato l'albergo, ma non sa poi dove cazzo andare a mangiare. Lui che ne sa? Torno sempre al discorso che gli albergatori sono degli emeriti cazzoni, perché pensano a affittare la stanza e credono che il loro ricavo sia quello. Quando basterebbe vendere, oltre alla stanza, un chilo di mozzarella, due paste e una pizza per aver guadagnato probabilmente il doppio di quello che era la camera che hanno venduto a 30 euro. Ok? Se tu non li invogli al cliente, perché? Perché come al solito non pensano all'esperienza d'acquisto, stanno vendendo una camera, è chiaro? Il cliente che è venuto a fare là a Rio Maggiore, è venuto a visitare il posto, spera sostanzialmente di tornarsene in Germania dove abita e dire wow, ho visto un posto wonderful, wonderful, bellissimo. Cioè questo è, non è che chi è venuto qua per vedere la camera d'albergo tua, cretino. La camera la compra perché mica può dormire sotto al ponte, ma lui sta cercando un'esperienza di vita turistica, quindi di conoscere qualche posto nuovo dove probabilmente tra l'altro non ritornerà, o comunque che avrà difficoltà a tornarci spesso, e di viverlo al meglio. Allora noi in questo ci dobbiamo concentrare. Il cliente viene da là e non sa dove andare. L'albergatore può anche dire vabbè, mi se ne frega, cazzi suoi, è un pessimo albergatore ed è il motivo per cui non cambiamo di turismo in Italia. Ma il ristoratore, se è un minimo furbo, come quello ha dovuto sostare e quindi prendere una camera per dormire, dovrà pur mangiare, quindi io lo devo attirare. Ora, facciamo il caso inverso, che tante volte le cose si capiscono, invece sembra una fregatura quando pensi agli altri, poi vedi come hai fatto tu, dici cazzi, ma pure faccio così. Se io vado in Spagna e non so parlare lo spagnolo e neanche l'inglese perché sono ignorante, ma se mi arriva appena scendo dall'aeroporto o appena arrivo nell'albergo, mi arriva un bannerino che ho scritto in italiano, visto la Spagna, quindi non ho a chi chiedere, non so, ci manco mai,
vai al ristorante in via Valde Itali, cucina italiana, ma secondo te io con gli amici miei dove vado a mangiare? Cioè, me l'ha scritto in italiano, a me che sono nel posto straniero, ma dove devo andare? Cosa mangia e che è buono? Cioè, dire, è servito su un piatto d'argento. Allora, il bannerino scritto nelle varie lingue, perché? Perché questo bannerino si aggancia poi al, è intelligente questa cosa, si aggancia alla lingua che c'hai sul dispositivo. Se sei italiano, sei impostato in italiano, quindi ti uscirà il bannerino scritto in italiano. Se sei francese, c'è la lingua impostata francese, quindi ti uscirà il bannerino scritto in francese. Ma esempio, a dove sto portando? Quindi, selezioni magari, che ne so, quelle cinque tipologie di turisti, tipicamente tedesco è ovunque, il francese, l'inglese, e l'inglese no, ovviamente, perché vale per tutti, e il russo, che i russi di solito... Allora, una cosa che ho imparato frequentando un pochino l'Est Europa e avendo avuto qualche esperienza con varie ragazze, vabbè, se vogliamo facciamo geopolitica della gnocca. Allora, però la facciamo. Ho potuto constatare che all'Est Europa, quindi Romania, Bulgaria, Moldavia, Repubblica Ceca, tutti quanti conoscono almeno tre lingue. L'inglese, la lingua loro, e il russo. Il russo perché per dominazioni che hanno avuto, eccetera. Infatti tutti quanti odiano i russi, tutti loro, perché chiaramente è stato un popolo impositivo, con guerre, uccisioni, e tuttora Putin comunque è uno che ha fatto genocidi, però tutti hanno comunque dovuto imparare il russo, ok? Allora il russo ti consente di parlare sicuramente con tutta quell'area dell'Est Europa, e che ho visto che molto spesso vengono dalle parti nostre. A Ravenna era pieno di lituane, persone comunque diciamo dell'ex Jugoslavia, che chiaramente è come lingua di riferimento, c'hanno cioè il russo. Quindi io il russo lo utilizzerei come terza, quarta lingua. Abbiamo tanti di russi, gente dell'est ne viene tanta, cinesi, indiani, da tutto il mondo. Cinese è già più difficile, perché cinese e giapponese là dovresti utilizzare gli ideogrammi che utilizzano loro, è complicato. Però sì, sarebbe un'idea, soprattutto se fai trovare la tentura giapponese. Comunque va bene, è buono che ci siano i turisti. Questo è un modo, come ti dicevo, per agganciarli direttamente. Quindi diciamo considerano un costo sostitutivo rispetto a quello delle guide. E per poter accedere a sti banner come si fa? Devi trovare un'agenzia che li rivenda. Io all'epoca questi servizi li ho conosciuti proprio a Ravenna. Devo dire che, oddio, nel tuo caso è comunque una ristorazione che guadagna mediamente meno rispetto a un ristorante vero e proprio. Devi vedere se ti conviene, però io un tentativo lo farei, cioè una fish la punterei per vedere quanto ricavi, quanto ritorni da questa cosa. Se ritornano, allora la continui, se no dici ok, ho provato, però non riesco ad uscirci a guadagno, diciamo. Se fossi un ristorante classico con una spesa media di 50-30 euro a persona, ti direi sicuramente fallo. Nel caso tuo è un pochino diverso, però... No, ma adesso quest'anno ci ha contattato un'agenzia che hanno preso, mi sembra, due barche per fare le mini crociere, sai, delle sì, barche sì. Con la nostra gente per le Cinque Terre, se volevamo la pubblicità a bordo delle loro barche l'abbiamo fatto. Ah, questa è un'altra ottima idea, sicuramente, molto coerente devo dire, perché giustamente col pescato sulla barca, cioè, meglio di così, ecco vedi, per questo dico va benissimo, sicuramente hai fatto un'ottima cosa, se avessi saputo ti avrei detto anch'io fallo, perché è coerente con il tuo prodotto, anche con la tua clientela, che chi c'ha la barca? Sicuramente persone che comunque sono amanti del mare, quindi anche della pesca probabilmente, molti anzi hanno la barca anche proprio per andare a pesca, quindi va perfetto, ristorante di pesce, gente tra l'altro ambiente, e quindi probabilmente non ti farà nessun problema sul prezzo. Assolutamente molto molto centrato, hai fatto benissimo a farla. Allora, dimmi.
questo che non ti interrompo più, scusa. L'anno scorso avevamo fatto, avevo comprato dei cartelloni pubblicitari lì, scusa, all'uscita della stazione, sai, proprio dalla stazione vendevano degli spazi pubblicitari e l'avevamo acquistati per tutta la stagione, per tutto l'anno. Quest'anno probabilmente lo rifaremo, ma vediamo, insomma. Però noi ogni anno... Allora, questa cosa qui è sicuramente anche può ritornare, può essere una cosa utile, però appartiene ad una pubblicità più generalista. Sicuramente la posizione è ottima perché alla stazione ogni giorno scende gente, quindi, ed è gente che è arrivata qua, quindi probabilmente è stata da viaggio e chiaramente da qualche parte dovrà mangiare. Quindi no, assolutamente buona come idea, però la potrebbe fare qualsiasi altro ristoratore. Invece quella sulla pesca, cioè sulla barca, era veramente proprio un qualcosa di raffinato e di centrato. Allora, marketing geolocalizzato sui comuni limitrofi, quindi La Spezia. Chiaramente il tuo mercato di riferimento deve essere da aggredire durante quella fase di destagionalizzare. Vedi, dobbiamo destagionalizzare il tuo prodotto. Sei in un luogo turistico, io non sapevo che fosse, ci speravo, però non ero certo, non te l'ho chiesto, quindi... Però vedi, hai anche tu un problema di stagionalizzazione e destagionalizzazione. Buono perché quando è così significa che tu nella parte stagionale ricavi ed introiti per tutto l'anno, solitamente, se no non lo faresti. Però ci sono 5, 6 mesi o 4 mesi dove tu non, diciamo, sei in ribasso, e beh, non sarebbe male guadagnare anche in quei 4-5 mesi. E allora chi è il tuo mercato di riferimento quando i turisti non ci stanno e siete solo in 400? I comuni limitrofi ed essenzialmente La Spezia, quindi è là che tu devi in qualche modo mirare anche le tue pubblicità di Facebook, Instagram, eccetera. Tu le puoi geolocalizzare, è chiaro che non ti vai a prendere in un raggio d'azione dove comunque quelli poi non possono venire a comprare, no? Quindi questo ti riduce il costo della campagna da un lato, perché chiaramente tu stai scendendo in una zona molto piccola, quindi quando Facebook va a fare come dire, il targeting che tu gli dici avanti della pesca oppure ci metti varie chiavi di ricerca, però poi gli dici geolocalizzazione 10 km, chiaramente la quantità si riduce. E però così con una sponsorizzata a costo basso, però tu riesci a raggiungere tutti i diretti interessati e probabilmente quindi si rivela anche una pubblicità molto fruttuosa, perché ragazzi la cosa del marketing, soprattutto quello attuale, è sempre stato un problema di mirare, cioè targeting, target significa obiettivo, è proprio come il mirino con il bersaglio, no? Cioè, allora tu più riesci ad essere mirato, tanto più riesci a massimizzare, perché se è mirato vuol dire che costa poco, perché tu non stai andando a sparpagliare su tutti, e sta andando preciso. Se tu riesci a raggiungere, tu hai un costo basso, penetrazione alta, il prodotto è buono, dovrebbe risultarti estremamente conveniente la pubblicità. Il problema è quando tu non sai bene cosa vuoi dire, a chi lo vuoi dire, poche idee confuse. Lì arrivederci ai suonatori. O hai veramente tanti di quei soldi, per cui nonostante tutti i tuoi errori riesci comunque alla fine a arrivare anche a quei pochi che ti serviva, ma altrimenti ti affondi. Allora, completiamo la questione del marketing, queste 7 P, con la, vabbè, innanzitutto placement, che questa è la quarta P, quella classica, quindi chiaramente politiche relative proprio al distributore, cioè veniamo adesso al tuo negozio. Ora io questo, come al solito, ci saranno magari delle variabili per cui alcune cose non sono fattibili, però io comunque le inserirei. Visibilità dell'offerta, espositore esterno, tavola calda. Allora, per esempio, già se tu hai uno di quegli espositori che tengono in caldo, no? Per esempio per le pizze, per le zeppole da noi, a voglia di friggitorie, ce n'è una qua all'angolo a piedi. Allora, già se tu metti un baldacchino di quello fuori, no? Persino se è spinto, però la gente capisce, già a casa mangia, cioè rispetto a negozio a fianco, anche se non vedo la cucina, però c'è un espositore di... lì dentro metterci per esempio i cuoppi, un cuoppo di ogni tipo, no? È come bellissimo. Soprattutto se poi c'è la lucina accesa e il riscaldamento e la cosa scritta russa, tavola calda, cioè voglio dire, già mi stai proprio facendo i fan. Se non ci stavo pensando, è caduto l'occhio, quasi quasi un po' come la faccia a volo. Mia moglie è appena entrata a comprare le scarpe di frutta, la fa un culo, entra lei, si spiacchisce col commesso e faccio una buona mangiata.
Allora, partnership con Glovo, Just Eat e altri riders locali, perché ci sono anche alcune strutture online che sono territoriali, per esempio da me c'è Chiama Alfonsino, ed è significa che praticamente ti fa lo stesso servizio di Just Eat, questi qua, grandi, te lo fa solo su alcuni locali che però sono vicini a Giugliano. È una cosa locale di Giugliano, quindi per i giuglianesi. Quindi non so se ce ne sono lì da te, però effettivamente può essere utile. In generale, se vuoi implementare il servizio, diciamo, di asporto, chiaramente devi avere qualcuno che diciamo, possa andare in esterna. Al di là di quelli che chiaramente puoi mettere come ragazzotto col motorino che va lui, che lo paghi tu, però sarebbe più utile avere invece la partnership con Glovo, Just Eat, eccetera, perché questi qua che fanno? Comprano magari più cose online e poi dall'online lui va a vedere qual è il negozio che gli può fornire la fettura di pesce. Tu sei l'unico, quindi probabilmente richiameranno te dal loro database, ok? E quindi avere, diciamo, un servizio di questo tipo sicuramente ti aiuta se vuoi estendere la fase di asporto. Bilanciamento prodotti in loco e prodotti da asporto, quindi all'interno del tuo distributore, del tuo negozio, devi chiaramente anche lì fare in qualche modo presente che c'è un servizio da asporto, no? Cioè, sarebbe assurdo se hai fatto volantinaggio, poi io quando entro non mi rendo conto che tu fai anche dei prodotti, ci vuole, cotti, cucinati, che quindi posso portare a casa in qualche modo, o posso chiamare da casa. Poi flyer con offerte e menu disponibili su banconi e pareti. Ecco, questo era quello che dicevo prima, il menu lo devi tenere comunque, pure il volantino lo devi tenere stampato, un po' lo devi tenere sopra il bancone dove uno magari si appoggia con lo scappello, okay? Perché sono sempre un modo per essere visibile e per far ricordare, e poi qualcuno può afferrare, mettere in tasca e richiamarsi nei giorni successivi. Anche sulle pareti, sfrutta anche le pareti, magari non per forza per il menù e l'offerta, ma comunque anche per immagini di pesca, comunque che richiamino e che ti aiutino a costruire quell'atmosfera che i tuoi clienti, mica io, hanno detto che non tanto si percepisce. Non lo so, pure per esempio un quadro con tutti i nodi marinari, no, sai, quelle cose così, potrebbe fare al caso. A me piacerebbe, per esempio, se fossi io il ristoratore, dare la sensazione che stai salendo sulla barca. Cioè, nel senso, quando entri dentro proprio, sì, dietro lì c'è la cucina, è tutto tra blu e legno, no? Come se stessi salendo su una barca. Quindi mi piacerebbe dare questo tipo di sensazione, perché è una cosa comunque di lusso, fa bello. Allora, flyer con offerta e menù, poi la lavagnetta esterna con menù offerta del giorno. Qui poi entriamo nelle politiche di in store, no? Cioè potresti decidere solo per quelli che vengono a mangiare dentro da te di fare un'offerta particolare quel giorno, perché quel giorno hai trovato, che ne so, un pesce che cucini l'hai trovato maggiore, migliore, oppure hai trovato un pesce raro, qualcosa di particolare, non so, hai trovato la pescatrice a poco prezzo, per esempio, che ne so. Potresti decidere di fare un piatto ad hoc oppure un'offerta ad hoc, un menù ad hoc, oppure un menù fisso per i turisti, cioè decidi, insomma, cerca non solo di avere un menù più ampio e ben e razionalizzato meglio, ma anche di fare qualche promozione in store, cioè al momento, in funzione di quella che è anche l'oscillazione, perché da quello che ho capito, se tu appunto non compri soltanto surgelati, ma compri pesce del giorno, e quello chiaramente un giorno ha pescato delle cose, un altro giorno ha pescato delle altre, magari il giorno dopo il rombo non c'è, quindi insomma vedi un pochino come promuovere e spingere i vari prodotti che hai. Magari un piatto particolare scritto sulla lavagnetta là fuori fa bello, no? Cioè, diciamo, che è questa cosa? Ma è il ristorante o è fast food? Cioè, il cliente già da fuori deve incuriosirsi in qualche modo. Quindi la lavagnetta esterna, magari non gigantesca, sai, quelle là che si appoggiano di piccole, però comunque ci vuole, perché da fuori io leggo e già so che cosa c'è dentro come offerta. Ancora, pannelli espositivi dei menu sulle ante esterne, pannelli, offerte, bundle in alto. Allora, qua un po' come tutti i fast food moderni, cerchiamo anche di, come dire, imparare da chi è più bravo di noi, no? Cioè, sicuramente McDonald's e questi qua
fanno scuola dal punto di vista del marketing, cioè loro hanno dati continui per sapere se è meglio mettere la sezione dessert più sopra o più sotto su un pannello, se è meglio che il pannello sia messo in obliquo così o sia proprio in alto, se sia illuminato o non illuminato. Cioè, queste cose qua possono piacerci o non piacerci. Non dobbiamo fare la copia di bassa qualità, cioè, quindi diciamo, non dico che devi fare come Hot Dog che c'ha la cosa retroilluminata, no, così dai un senso di scarsa qualità. Deve essere sempre intimo, non deve cozzare con l'atmosfera che vogliamo creare. Però se McDonald's ha messo il pannello là, messo così, ti spiego, un motivo c'è, cioè, non è che un motivo c'è, ci sono professionisti che hanno analizzato su migliaia di dati che il pannello va messo là in quel modo là. Quindi cerca di replicare i posti e i modi in cui hanno messo i pannelli, facendo dei pannelli che siano però, come dire, coerenti con il nostro posizionamento, la nostra immagine. È chiaro? Io ti dicevo di sfruttare le ante esterne, perché per esempio tipico 8x8, no? O i kebabari, sulle ante esterne sfruttano il fatto che io comunque devo aprire questo bugigattolo. Le ante esterne mi fanno anche da vetrina, praticamente, la vetrina mobile che poi si richiude la sera. Ecco, però stando aperte, io da fuori le vedo. Ti dicevo, se tu ci appendi, ne so, un timoncino, un'altra razziella, sempre una fune marinara, e sotto ci stanno però i pannelli con le offerte, io comincio a leggere cosa mangio, capito? Quindi questa cosa qua cerca di copiarla e di farla bene. E quindi questa, poi offerte bundle, allora, sempre i miei McDonald's, comunque diciamo i fast food in generale, che fanno? Fanno il gran menù a 10 euro, piglia il Big Mac con la Coca-Cola grande e le patatine grandi, 10 euro ti porti a casa tutto, che è un risparmiare rispetto a se li prendi singolarmente, probabilmente ti viene a fare 12,50 euro. Allora, anche qua, sempre con le dovute proporzioni e la dovuta intelligenza, senza fare vieni e compra a poco prezzo, perché sennò ci smerdiamo, noi siamo dei fast food, o meglio fast food, quindi comunque posizionamento A. Però mettere assieme un qualcosina e offrirlo in bundle ci può stare, soprattutto per i prodotti civetta, eh? Cioè, alla fine il kebab, scusami, il kebab no, perché veramente significa farti fare anche la casa, ma visto che le patatine già le fai, e quindi basta che accatti semplicemente poco brustel per fare brustel e patatine, e a quel punto c'è il brustel, fai pure l'hot dog, che è sullo brustel. Quindi, allora, su quei prodotti lì, magari fare un bundle con la Coca-Cola e la patatina, ci sta. Cioè, o fai pure contento, perché tanto chi comunque è venuto a comprare una cosa che tu non sei quello tipico, gliela fai pagare al prezzo come fanno gli altri. Se c'hai una giacenza, qualcosa che magari sai che andrà male tra poco, magari su quello che fai un bundle di giornata, torniamo al discorso delle offerte promozionali, e ti togli una scorta senza andarci a perdere. Cioè, cerca di tener conto, io sulle politiche di prezzo sinceramente mi scoccio un po' di parlarne, però sono importanti, perché poi il prezzo alla fine è quanto stai guadagnando. Cioè, ancora, andiamo sulle tre P che invece sono tipiche proprio del marketing dei servizi, e dove comunque tu ti devi distinguere. Physical evidence, quindi pulizia e aerazione del locale, che prima ne stavamo parlando, no? Quindi deve essere un locale impeccabile da questo punto di vista, si deve presentare come ci vuole, come fosse un ristorante più che un fast food. Quindi entro e cazzo, qui friggono ma non bucio. Guarda, vedi, c'è l'aeratore che magari nello storytelling me l'hai anche fatto vedere, no? Su Facebook o sulle altre cose, me ne hai parlato. Pulizia del personale, quindi chiaramente guanti, mascherina, cuffie, cioè tutto quello che serve per una ristorazione che non sia acqua e sapone, perché uno pensa basso qualità, basso prezzo, sicuramente pure i killer che stanno là dietro al bancone magari si mette le dita nel naso e poi invece no, diamo una sensazione di pulizia e qualità di servizio anche, quindi guanti, mascherina, cuffie, tutto quello che serve per essere super professionali. Costruzione dell'atmosfera, arredo del locale, scaffalature, suppellettili a tema marinaresco o a tema pesca. Magari pure attaccare, che ne so, una rete da pesca, no? Con dei chiodi,
cioè vicino a un muro. Sempre l'importante è che tu decida un tema, non dico rivolgerti all'arredatore o all'interior designer, non c'è spazio alla fine sono 20 metri quadrati, non è che arreda o castello. Però l'importante è che pensi un tema e poi è coerente con quel tema. Magari dopo 2, 3, 4 anni lo cambi pure quel tema perché ti ha stancato e fai un ammodernamento anche da quel punto di vista. Sempre a poco prezzo, perché poi su queste cose conta più l'originalità dell'idea, che magari ti viene, che ne so, di notte, oppure mentre stai sulla tazza, oppure perché vedi una pubblicità e dici, oh, questa cosa la posso fare pure io, e c'è quell'elemento che tu lo puoi ripiare. Piuttosto che andare a spendere soldi per, che ne so, l'ultima poltrona alla supermoda del design, cioè non serve. Allora, costruzione atmosfera, diffusione di fragranze di mare nell'immediata vicinanza. Nel tuo caso specifico, l'olfatto, guarda che l'olfatto è un potente senso, molto sottovalutato, e che quasi mai può essere utilizzato in pubblicità, perché io posso farti una bellissima foto e colpire l'occhio, ma non ti posso far sentire per online adesso l'odore di quella frittura, per esempio, no, di quel pesce appena pescato. Nel tuo caso cerca di farlo, cioè ci sono delle fragranze, delle cose di ambient che puoi andare a sfruttare, magari fuori, che bruciano tipo incenso nell'immediata esterno. Magari sono delle torce, sono delle cose pure che carine da arredo. Processes, quindi poi i processi, questa è una cosa fondamentale. Organizzazione della cucina e degli ingredienti. Non so se sei tu lo chef principale o se c'hai uno che faccia lo chef, ma chiaramente raccontaci di tutto quello che è necessario per gestire bene una cucina. Prima pensavamo, ma le pentole, quando le pulisco prima, le pulisco dopo, probabilmente le pulisco la mattina, però la sera quando le poso, dopo tutto il cucinato, eccetera, qualche accorgimento lo dovrò comunque fare, metterci l'acqua dentro, banalmente come facciamo, diciamo, in casa. Sicuramente in una cucina attrezzata bisognerà fare attenzione a tutta una serie di cose. Quindi quali si fanno di sera, quali si fanno di giorno, sono meglio le pentole di rame o le pentole di un'altra maniera, i fornelli come le vanno gestiti, che cosa, le salse dove vanno cotte, i primi dove vanno cotte, cioè, quindi sicuramente ci sono dei processi che sicuramente un bravo chef conosce e deve poi anche trasferire alle altre figure in un ristorante. Nella tua è una cucina piccola, quindi non immagino che non ci siano tante figure, però una o due ci saranno. Lavaggio personale e delle attrezzature per il corretto mantenimento della cucina, anche questi sono processi. Ogni quanto ti devi lavare le mani, dopo che hai fatto una cosa magari devi lavarti le mani, dopo che hai toccato la cipolla ci puoi mettere le mani dentro la maionese, che ne so. Queste sono tutte cose che sicuramente però devono essere organizzate da te o comunque dallo chef, sicuramente da chi gestisce la cucina. Organizzazione delle comande e del servizio, altrettanto importante, la gestione delle priorità tra comande interne ed esterne, cioè come mi comporto, come si deve comportare la cameriera che sta al front end, che prende la comanda, e come si deve comportare chi sta al back, cioè prendo la comanda, la porto, poi quella comanda, chi sta là dietro, come la gestisce, se nel frattempo mi arriva un ordine da asporto, chi viene prima, se vengono due che sono solo due, sono una coppietta, e poi c'è invece un gruppo di 10, chi faccio entrare prima, cioè chi sposto l'ordine, queste sono tutte cose che chiaramente tu devi dire come gestire. Gestione dell'asporto dalla ricezione ordine al pagamento, le informazioni da chiedere al cliente. Ah, benissimo, parlando in tema di processi, diciamo che io ammetto la possibilità di cominciare a vendere anche da asporto, o quantomeno lo faccio durante i mesi invernali, mo ci vuole, quando non ci sono i turisti, quindi là effettivamente decido di fare l'asporto durante la fase destagionalizzata. Come funziona questo asporto? Io ti chiamo, pronto, buongiorno, come si chiama? Fast food, il pesce cucinato? Sì, vorrei acquistare del pesce. Come funziona tutta la telefonata? Cioè, voglio dire che la persona che... Chi risponde innanzitutto? La cassiera, mi dirai. E se la cassiera non c'è, chi risponde in seconda battuta? Cioè, tutto deve essere previsto. Durante la telefonata mi devi fare tutte le domande, mi devi proporre chiaramente i vari prodotti, devi dire che c'è questo, c'è questo e c'è quest'altro.
E poi, soprattutto, fondamentale, mi devi chiedere precisamente io dove abito. Magari sto in un parco sperduto, quindi mi devi dire dove abita, dove dobbiamo effettuare la consegna. Via Camposcino 28, Pirozzi. Mo, se tu vieni a via Camposcino 28 Pirozzi e cerchi là fuori, stanno 50 Pirozzi, perché siamo tutti parenti dentro al cortile. Quindi praticamente tu ce la devi pure, ma non sai a chi devi consegnare. Mi devi chiedere precisamente, dice, ma c'è qualche punto di riferimento? Sì, vicino alla chiesa, perché tra l'altro il navigatore transatlantare è con vicino Pedotto di porta più avanti. Quindi devi sapere che dall'altra parte chi deve gestire il processo deve sapere cosa chiedere, come chiedere, dove appuntarselo, a darlo poi a chi deve fare la consegna. Tutti questi sono tutti processi che noi non dobbiamo assolutamente dare per scontati, perché fanno la differenza tra una consegna che non arriva e una consegna che arriva, tra un cliente che non compra più e parla male di noi e un cliente che invece è soddisfatto perché il pesce gli è arrivato caldo, era proprio quello che voleva e ci ha messo 10 minuti ad arrivare. Il corriere era pure una persona simpatica, gli ho dato pure 5 euro di mancia. Cioè, capisci, voglio dire, queste qua sono cose che sembrano delle banalità, ma non lo sono per niente. Soprattutto, a maggior ragione, se io che sono un fast food sto pensando di fare una cosa che comunque è la prima volta che faccio, perché io non ho mai venduto da asporto, chiaro? Quindi, gestione delle obiezioni, il cliente mi dice no, ma io il pesce non lo posso mangiare, signora, non c'è problema, se volete abbiamo delle ottime verdure croccanti, possiamo fare la tempura, oppure se preferite, che ne so, altre cose, comunque cucini, vegetali, cioè, capito? Deve essere tutto ben, questo tra l'altro lo vedremo proprio domani, perché domani io farò la gestione del contact center, quindi a voglia, sorriso telefonico, vabbè, queste cose le spiegherò domani, quindi comunque se segui, domani diciamo sicuramente ne parliamo. Però la cosa importante è che una volta che abbiamo ammesso strategicamente di implementare anche le politiche di asporto, dobbiamo sapere che questo comporta una serie di processi che, di cui non abbiamo conoscenza, ma che dobbiamo gestire, quindi ci dobbiamo pensare e li dobbiamo attrezzare, se no la cameriera con noi se lo prenderà, perché chiaramente se tu non indirizzi e non la colpa è chi è? Romast. Quindi poi people, abbiamo come ultima P people, cioè le persone, il personale, gestione del banco clienti con cortesia e colloquialità, ascolto attivo, la capacità di comprendere le esigenze, sviluppo capacità commerciali, vendere prodotti aggiuntivi e quindi up e cross selling. Quello che stavamo facendo un po' l'esempio al telefono, sicuramente lo facciamo da vicino, cioè la persona, la ragazza, il cameriere che stanno lì a prendere la comanda, devono da un lato essere cortesi, non è che devono rispondere, per esempio a Ravenna se gli portavi i soldi pareva quasi che si scocciavano di raccoglierli. Madonna mia, ma che rabbia! Certe volte me ne sarei voluto andare da là. Cioè, se non fossi stato che era l'unico negozio aperto, come che Babbaro, e quindi erano le 4, non potevi mangiare altro, me ne sarei andato. Che non è possibile che io ti sto dando i soldi e a già aspettare te che stai a parlare con quell'altro. Ma manco mi guardi, allunghi sta mano, poi, ma che è? Io ti sto a pagare. L'attenzione la devi dare a me. Tra l'altro, sei pure scemo, anzi, poco strunzo, perché se non sei attento mentre ti sto dando i soldi, che tutto quello che stai facendo è finalizzato a quel momento lì, il pagamento del cash. Ma si fa scegliere, se ti sta dando la banconota da 5 euro falsa, ma qualcuno a questo punto fanno buone napoletane che danno i soldi falsi e tu poi dici, ah, napoletano in broglione. No, se tu eri stronzo, cioè, se non presti attenzione e non ringrazi una persona che comunque ti sta pagando. Tra l'altro mi è capitato anche a Napoli, quando facevo i locali, molte volte alla barista dovevamo insegnare che doveva essere cortese, doveva essere cordiale. Non è che tu ti metti a parlare, poi qualche te ne metto a parlare un altro. Stai il cliente al bancone, fagli un sorriso mentre gli prepari il coppere, dai a parlare, che magari dopo se ne compra un altro. Cioè, proprio scema. Pure soprattutto nel momento del pagamento, cioè quasi come se... Si ringrazia, comunque si guarda negli occhi mentre si prendono i soldi. Ma che è? Queste cose, cioè io non faccio il commerciante, ma le so, eppure sembra che a quanto pare non ci si dia la giusta importanza. Quindi gestione del banco clienti con cortesia, ma anche con colloquialità, perché tu non sei il gioielliere che deve vendere la cosa super formale o che stiamo vendendo tra aziende dove bisogna
Stiamo comunque comprando un gruppo da mangiare, quindi siamo in un momento, come dire, di appunto ristorazione, ristoro, no? Cioè significa che sto di benessere, no? Quindi si può essere colloquiale. Dimmi. Dicevo, deve essere una cosa più esatto. Io devo stare attento a non essere mai invasivo, perché poi ci sta l'eccesso opposto, cioè il cliente che sta là vuole solo essere servito, poi se ne vuole andare, tu magari ti cominci a parlare o a chiedere, ma tu che fai nella vita, che lavora, ma chi cacchio si chiama un porto, cioè, ma perché un po' sapere, che rompi palle sto tizio, cioè, quindi non bisogna fare l'eccesso opposto. Però un minimo di collegialità, soprattutto valutando, e questa poi è la cosa difficile, cioè chi sta là deve avere la sensibilità commerciale di capire, con tutto il turnover di clienti che hai, quindi vede migliaia di persone magari in una sera, però punto punto, chi è il numero 102, Gimo Pirozzi, con chi se ci posso parlare, chi se io non a parlare, ho porto pure i compagni a mangiare, quindi là gli do a parlare, semplice vedo che è la classica tipa con la mazza nel culo, là, vi prego signora, è stato buono, arrivederci, grazie, qua ci vediamo la prossima volta, e basta, senza che ci dai a parlare del Napoli o di altre cose, quindi questo però si impara un po' con l'esperienza, un po' è un tratto caratteriale, ragazzi, l'ho già detto più di una volta, la vendita è un fatto caratteriale, o ce l'hai o non ce l'hai, se sei socievole bene, se non puoi imparare, ma non sarà mai nelle tue corde proprio al massimo. A te però, come feo commerciante, ti serve ovviamente una persona che ha sapo vendere, perché voglio dire, se metti una che sta là dietro e non dice una parola o parla un robot, cioè venderà sicuramente meno di quella che è la tua potenzialità, o che non sa rispondere, dice ma io non voglio mangiare pesce, e no, qua abbiamo solo pesce, oppure non risponde, scusami, ma se hai altre linee di prodotto, se hai anche semplicemente una bella verdurina, una bella insalatina, e lo vedi che il tipo magari è il tipo che sta tutto pompato e quindi ci tiene alla linea, perché più ci guarda, c'è la macedonia di frutta, un'ottima macedonia, abbiamo pure delle frutte, dei frutti insomma abbastanza particolari, se vuole c'è addirittura la tagliata di ananas o di frutta estiva tropicale, cioè se tu gliela vendi così, cioè, sai rispondere, capisci l'esigenza, per questo dicevo ascolto attivo, tu hai se a parlare, in base a quello che ti dice il cliente o all'obiezione che ti fa, tu poi gli rispondi e trasformi il problema in opportunità. Se hai un menù un pochino più ricco e quindi con quelle opzioni che ti avevo consigliato, ad obiezioni del tipo ma io non voglio mangiare frittura, ad esempio, manco le patatine, non voglio proprio frittura, benissimo, c'è la linea dietetica, c'è quella roba lì, per esempio, c'è la frutta oppure c'è la parte dei contorni, no? Quindi, voglio dire, però deve, se questo non è nella elasticità mentale della cameriera, tu pur avendo il prodotto che risolve il suo problema, non lo vendi. E quindi se non lo sa fare lei glielo devi insegnare tu, perché sennò che masto sei il masto, masto significa maestro, proprio che sì. Spiegà come si fa, chiaro? Quindi questo è diciamo nella parte di people, cortesia, collegialità, capacità di vendita, ok? E ascolto attivo, e direi che possiamo finalmente uscire dalla zona mia dove ti ho abbuffato di cose. Poi chiaramente all'esame ne chiederò qualcuna, mica tutto, però insomma, intanto c'hai tutto spiegato. Economia politica, ti ho messo la TARI, la tassa sui rifiuti, il mercato di concorrenza perfetta e concorrenza monopolistica, proprio perché in qualche modo ricalcano temi già trattati durante tutto questo excursus. Abbiamo visto che la gestione dei rifiuti è molto importante perché soprattutto su larga scala, se fossi una catena in franchising, che non è detto che non possa essere una tua ambizione futura, magari non tantissimi punti vendita, ma punti vendita fatti nello stesso modo tuo, cioè a Napoli replichi un fish and food che fa esattamente quello che fai tu, cioè compra dalla pescheria o c'ha un vanigliamento con la pescheria e vende in quel modo lì, con il tuo logo, con le tue cose. Quindi in generale la tassa sui rifiuti va da paro con il discorso fatto sulla gestione dei rifiuti. Il mercato di concorrenza perfetta, l'abbiamo visto, è comunque il tuo caso perché sei un fast food, quindi differenziamo sì, ma comunque la maggior parte è leadership di costo, perché bene o male all'interno dei 5-6 euro dobbiamo restare, non è che possiamo vendere a 15,
concorrenza monopolistica, però, questo pure è una cosa che ti ho messo solo a te. Solitamente i mercati venivano visti come mercato di concorrenza perfetta oppure l'opposto, monopolio perfetto. Cioè, o io sono l'unico produttore e quindi vendo il monopolio e il prezzo lo faccio io, oppure io vendo patatine fritte come tantissimi altri e quindi a quel punto, siccome siamo in tanti, il prezzo lo fa il mercato. Se i clienti decidono che il prezzo per una patatina fritta è di 2,50 euro, noi tutti ci dovremmo allineare a quei 2,50 euro. Chi mette a 3 euro è fuori mercato, perché il cliente dice: scusami, ma tu non tieni un prodotto unico, visto che ce l'hanno pure gli altri, perché tanto c'è la 50 centesimi in più, lo vado a comprare da un'altra parte, ok? Queste sono i due spigoli, i due antipodi. Esiste però questo concetto di concorrenza monopolistica, cioè io sono in concorrenza con gli altri perché il mio appunto è un mercato di concorrenza perfetta, sono un fast food e ce ne sono tanti. Tuttavia, a causa di alcuni particolari elementi di discriminazione, io mi comporto come se fossi il monopolista di mercato, cioè come se fossi unico, perché effettivamente io sono un fast food, ma se vuoi mangiare il pesce cucinato, cioè fresco, quindi non comprato tutto surgelato o in, diciamo, chissà dove, io sono l'unico sulla piazza, e allora sono monopolista, pur essendo un mercato apparentemente di concorrenza. Questa cosa si chiama concorrenza monopolistica in economia politica, ok? Parlane con la prof, ti dovrebbe dare lei del materiale. Se non lo trovi, scrivi concorrenza monopolistica su internet e sicuramente trovi qualche grafico. Ragazzi, economia politica è la materia più difficile in teoria. Io ho cercato in tutti i modi di farvela scansare mettendo le cose sulle tasse, pure che la vostra professoressa è una professoressa di diritto sostanzialmente, era avvocata di economia politica, ma tu ne sa, quindi può darsi che diciamo non ricordi oppure non abbia proprio il materiale di quella roba che ha studiato all'epoca, ma magari poi non l'ha più potuta magari ha fatto la pratica da avvocato, poi la pratica da avvocato avrà studiato certe cose di diritto, ma di sicuro di economia politica non ha visto più niente. Infatti è un'anomalia, sempre dovete ringraziare il MIUR. Economia politica è una materia che dovrebbero insegnare, che ha fatto laurea in economia come me, che ha fatto 4-5-8 esami di economia. Ma lasciamo perdere, questo non è certo colpa della professoressa, è il ministero che è idiota. Comunque, poi, dopo economia politica, visto che è stessa professoressa, diritto, contratto nazionale del lavoro della ristorazione, allora qua sul diritto io piuttosto che con economia politica, con la professoressa, cercherei di dire, professoressa, che nel vostro caso ci sono molti argomenti di diritto interessanti, proviamo a battere di più su quelli, tanto poi 10 minuti passano, ok? Allora, il contratto nazionale della ristorazione, sicuramente il settore della ristorazione è molto, molto, come dire, c'è molta attenzione, c'è molto da stare attenti, perché? Perché intanto è un posto che deve essere strapulito, cioè voglio dire, tu vieni nel mio studio di consulenza e sono comunque obbligato ad avere un bagno decente, no? Già per buon costume e per buon senso, però in generale la legge mi obbliga ad avere un buon bagno. Pensa se io sono uno che cucina per te, cioè è ovvio che sei soggetto a delle regole di sanitarie e di igiene molto più stringenti. Quindi questo sicuramente è previsto nel contratto nazionale, cioè, scusami, nella normativa italiana, ed è un ambito da studiare. Qua sotto c'è tutti i link, queste sono tutte cose che poi ho trovato anche nei paragrafi dove approfondire, quindi il materiale qua già ce l'ha. Sicurezza sul lavoro con focus sugli incendi, perché chiaramente dove c'è una cucina c'è un alto rischio di incendio e tu devi essere ovviamente a norma per eventualmente anche poter come dire, controbattere a un principio di incendio. Quindi anche sicurezza sul lavoro, non solo per gli incendi su cui è incentrato il paragrafetto che ti ho trovato, ma anche paradossalmente uno che cucina, uno che lavora con i coltelli, uno che si può far male. Quindi insomma, ci sono vari aspetti che per quanto tu sia diciamo, un negozio piccolo, però c'è una cucina, quindi ci sono delle cose di diritto di cui parlare. La normativa dei DEOS, poi ti ho messo, a mio avviso sempre il lato marketing molto interessante, perché se il problema è che il tuo negozio non si distingue visto da fuori, beh, mettendoci un gazebo attrezzato o facendo la mostra, come ti dicevo io prima, con i quadri di pesca, le foto di pesca, eccetera, da un po' di gente, o mettendo il servizio di tavola calda, o mettendo due tavolini e una sedia, e chiaramente quello sicuramente ti aumenta molto la visibilità, e però
e però non tutti sanno che per fare questo è necessario avere dei permessi dal comune, e quindi questa cosa si chiama normativa dei decors, ok? Un attimo solo, sì, papà, salgo a cena, finito, ciao. Allora, in inglese ti ho messo advertising for a fast food, quindi la pubblicità per un fast food, la gestione delle scorte dei rifiuti, il caso McDonald's, e quindi questo chiaramente lo tieni già fatto, che te lo mandai io, come documento, è un documento a parte, ma in realtà rientra poi nella tesina, ok? Andiamo avanti, slide numero 11, matematica. Vabbè, matematica non la discuterai, perché mi dispiace per le ostriche, perché erano buone. Andava avanti. Però, insomma, niente, vabbè, matematica non c'è tra le materie d'esame. Comunque, problemi di ottimizzazione massimi e minimi, perché chiaramente ogni volta, abbiamo visto con la cosa a caso dei McDonald's, no? Di inglese, quello che cos'è? È semplicemente un modo per gestire e minimizzare il costo dei rifiuti e quindi massimizzare il profitto. È chiaro? Quando c'è un problema di ottimizzazione è sempre un problema di massimi e minimi, e laddove ci sono massimi e minimi, dal punto di vista della matematica si parla di derivata, ok? Laddove la derivata è uguale a zero, praticamente c'è un punto di massimo o di minimo, oppure di flesso, comunque un punto stazionario. Questo lo asserisce il teorema di Fermat e il teorema di Cauchy. Quindi sono cose che con la professoressa di matematica eventualmente gli andreste a sviluppare. Stesso discorso fatto per storia dell'arte. Se lo vuoi fare, lo fai, ma di sicuro non lo fai adesso, lo butti alla fine. Se ci riesci, bene, se no non fa niente, insomma. Va bene? Tanto non c'è con chi discutere di questo. E per fortuna, perché matematica è la materia più difficile, ovviamente. Insieme a economia politica, perché economia politica è matematica applicata, quindi andiamo bene. Allora, francese, di francese ti ho messo le marketing e le development do produit, quindi marketing e lo sviluppo di un prodotto. È una cosa che c'è nel programma di francese, non so se l'avete già fatta, ma comunque la professionalità del materiale. E poi gestione telefonica di una richiesta d'asporto da parte di una famiglia francese. Allora qua, siccome mi è piaciuto nelle tesine mettere sempre qualcosa poi di operativo e simpatico, supponiamo come esempio che ti chiami la signora di Rio Maggiore che si è trasferita da poco da Parigi, è venuta a abitare qua perché il marito lavora qua, e ti chiede in francese, fa la comanda di una frittura di pesce, va bene? E quindi tu devi gestire telefonicamente questa richiesta, va bene? Ovviamente è una cosa che ti devi inventare con la professoressa, ma la stronzatella, si tratta veramente di 3-4 frasi. Cioè, le piacciono queste, va bene questa frittura? Sì, ok. Chiaramente mettici i nomi dei pesci che friggi, quindi calamaro, come si dice, eccetera. E poi ovviamente ti fai dare l'indirizzo e le dai un orario per dire tra mezz'ora il nostro portiere le consegnerà la frittura. Basta. Cioè, veramente è proprio per far vedere che stai parlando in francese, diciamola così, al di fuori dell'argomento. Ma sono 4 righe, cioè, che devi andare a scrivere un papillo, veramente. Cioè, è vero che io ti ho detto che la telefonata bisogna saperla fare tutto, ma nel vostro caso fate una roba semplice, che il cliente è più scemo del mondo, che ti chiede una cosa, che è quella, ti dà l'indirizzo, fine, cioè, senza problemi, ok? Anche qua vedo che ti ho messo un link. Finiamo quindi con... ti ho messo una slide di conclusione, però carina. Teoricamente quello che sta cucinando dovresti essere tu. Mi sembra un po' più giovane. Io la faccia non la vedo, perché la vedo così come immagine. La faccia non la vedo. No, ma non la so neanche io, cioè, nel senso la foto è proprio così. Però dico, dal punto di vista dell'identificazione, per me questo saresti tu che stai cuocendo e che ci dai questo consiglio più tra il saggio che il culinario, cioè molto socratico, a pancia piena di ragionamenti. Vabbè, spero che ti sia piaciuta la tesina e che tutto quello che ci siamo detti possa valerti soprattutto per riflessioni future. Va bene? Sicuramente, Gino, sicuramente. Ascolta, io poi per rivedermelo questo qua, dove me lo ritrovo?
Allora, io adesso, siccome ho registrato io, dovrei trovarmi tutto questo dentro Google Drive, nel mio Google Drive. Le altre volte, quando hanno registrato Karin o le altre, madonna mia, questo è il mio padre, vedi che continua. Dicevo, le altre volte loro hanno registrato, io mi sono trovato io nel mio Google Drive e loro nel loro. Quindi penso che insomma sia abbastanza semplice la questione. Nel caso non dovessi riuscire, fammelo sapere, vedo di mandarti il video. È sicuramente un video che lo carica domani, perché ho fatto 4 ore video, quindi ci metterà parecchio tempo. Certo. Va bene? Va bene, Gimo, io ti ringrazio tanto, dai, vai pure te che mi sa che ti c'è. Prego, figurati, è un piacere, ragazzi. E ci vediamo domani sera, Ci vediamo domani a lezione, allora, dai, a posto.